Allora, lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Diciannove presenti, possiamo aprire, ci sono cinque assenti più la Presidente. Allora, passiamo al primo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è una proposta di deliberazione per espressione parere, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta di iniziativa consiliare a firma della consigliera Grancio, adozione della modifica del regolamento generale edilizio di Roma Capitale concernente la sicurezza, il decoro, la riqualificazione ai fini pubblici di aree, edifici dismessi e in disuso, in attuazione dell'articolo 71 della legge regionale Lazio del 22 dicembre 1999, numero 38. Chi vuole? Ah sì, gli scrutatori di oggi. Allora, vediamo subito. Allora, scrutatori sono Giannone, Rinaldi, Biondo. Allora, lascio la parola subito per l'illustrazione. Chi vuole illustrare? Consigliere Rinaldi. Allora, dunque questa delibera riguarda la modifica appunto dell'articolo del regolamento edilizio del Comune di Roma e riguarda le aree che sono in stato di abbandono, per cui l'atto, lo spirito dell'atto è quello di fare in modo che l'amministrazione Capitolina entri nel merito per la gestione e il ripristino delle condizioni che eventualmente siano in stato di, appunto, di abbandono, per cui non so se c'è un problema con il verde, con infestazioni sia di animali che appunto di piante o abbandono di rifiuti. E nell'atto appunto si indicano alcune misure che l'amministrazione pubblica dovrebbe prendere nei confronti della proprietà che lascia questi terreni o questi manufatti in queste situazioni. Allora, in generale, gli attuali regolamenti del Comune di Roma e di Polizia Urbana prevedono già che l'amministrazione possa intervenire su questo tipo di problematiche, come per esempio è stato fatto per la fabbrica dell'ex penicellina sulla via Tiburtina, e quindi sono già, diciamo, degli interventi che sono previsti con i regolamenti attuali. Alcune cose però sono un po' impegnative, nel senso che comunque impegnano l'amministrazione a farsi carico di interventi eventualmente in danno e addirittura arrivano a acquisire le aree abbandonate in caso di non soddisfazione della richiesta di ripristino. Quindi ecco, questo è un po' quello che recita l'atto. Niente, tutto qua. Questo è l'atto. Grazie. Altri interventi?
Consigliere Guido. Grazie Presidente, questo atto è passato in commissione, c'è stata una lunga e anche accorata discussione tra tutte le parti politiche. Il motivo è molto semplice, il tema rispecchia in ogni caso lo schema, diciamo, programmatico del Movimento 5 Stelle. Quello che per noi è mancato, e in questo caso è fondamentale perché è un atto così tecnicamente specifico che riguarda una tematica così importante come il riutilizzo di edifici pubblici che sono in disuso, necessita assolutamente di un chiarimento tecnico. Il punto è che quello che c'è scritto all'interno della delibera, poi non sappiamo se giuridicamente è applicabile oppure non è applicabile. Benché siamo d'accordo con l'argomento, tecnicamente andava appurato questo aspetto. Siccome il segretariato generale non ci ha inviato i pareri, che per noi erano fondamentali, a parte che il segretariato, l'ha detto anche la Presidente Lozzi in Assemblea Capitolina, diciamo fa fatica, cioè, come dire, per usare un eufemismo, in ogni caso a mandarci pareri, e questo per noi è un problema abbastanza serio e non riguarda solo questo atto, ma riguarda più atti. In particolare questo, poi e alcuni atti ce li abbiamo anche votati senza parere perché tecnicamente erano meno impegnativi, erano più politici e quindi c'aveva un senso per noi votare e dare un assenso o meno. In questo caso, essendo la materia così strettamente tecnica, in commissione anche trasversalmente tra le varie parti politiche abbiamo concordato sul fatto che era complessa, che era abbastanza complessa la specificazione dei fatti, nonostante poi, insomma, il grande aiuto che ci ha dato l'ufficio municipale e che ringrazio. Il problema qui è sul fronte giuridico comunale, per questo avremmo voluto avere un parere tecnico da parte del Dipartimento. Quindi, benché la tematica sia per noi condivisibile, purtroppo in commissione ci siamo astenuti con le forze che erano presenti, poi non mi ricordo se tutti hanno votato astensione, sicuramente la maggior parte, cioè la maggioranza della commissione ha votato in astensione, non mettendo tra l'altro un segno all'interno della delibera come è risaputo e da regolamento. Per questo motivo l'atto è nostra assoluta convinzione, andava in ogni caso discusso in questa sede, nonostante l'astensione in commissione. Questo perché l'argomento è molto importante e dobbiamo capire anche i risvolti futuri che avrà sia l'idea politica in senso generale e sia il lato tecnico nel senso particolare. Allora, se questo atto poi arriverà come arriverà in commissione capitolina e poi in assemblea capitolina, poi i consiglieri capitolini che sono deputati a questo capiranno se votare oppure no, magari a loro questo parere del segretariato arriverà, a noi non è arrivato e sinceramente su questi aspetti molto tecnici sul piano giuridico, allora per capire se qualcosa è illegittimo farlo oppure non è illegittimo farlo, se c'è competenza o meno, questo è un aspetto meramente tecnico, questo supporto tecnico da parte del segretariato non ce l'abbiamo avuto, pertanto ci siamo astenuti in commissione. Chiudo dicendo che la maggioranza in ogni caso ha una visione politica che va in quella direzione, però che sia applicabile, però dobbiamo essere sicuri che sia davvero applicabile. Per questo lo anticipo già subito, a nome della maggioranza, il segno da inserire per questione prettamente burocratica in questo senso, il segno sulla delibera, proprio perché ci siamo astenuti in commissione, è un segno positivo. E lo dico a nome di tutta la maggioranza. Per quanto riguarda poi la votazione, poi vedremo, perché intanto questo parere era necessario al fine della votazione stessa. Poi se passerà o non passerà lo capiremo dalla discussione. Certamente noi abbiamo preso una posizione chiara, sia in commissione, anche una parte dell'opposizione era d'accordo in questo e andiamo su questa linea. Grazie. Sì, grazie Presidente. Certo, mi fa piacere parlare di questo argomento perché l'abbiamo trattato in commissione, ma mi sarei aspettato una discussione su argomenti attuali che stanno sulle tutte le pagine dei giornali, perché questa è l'aula dove si deve parlare proprio di un... Grazie consigliere Giuliano.
l'aula dove si deve parlare poi di quello che sta succedendo e dei disagi che i cittadini stanno avendo al quartiere statuario. Però torno all'argomento del trattato dal vice capogruppo. Io sono contento della positività e quindi che non è legata a nessun problema a chi l'ha presentata, perché la Granchio è una dissidente, l'ho già detto in commissione, presenta un atto che la prima volta che tiene conto di un parere non pervenuto. In questo municipio e questa maggioranza ha approvato il regolamento sulle palestre municipali, il parere non era arrivato. Ha votato la parità di genere nelle giunte dello Statuto di Roma senza che il parere fosse arrivato, e ne potrei citare 16 di questi pareri non arrivati. Oggi noi, rispetto alle aree abbandonate, agli edifici abbandonati, dove il protagonista numero uno è il Comune, naturalmente, perché detiene la proprietà, e quindi proprio lui, poi questo articolo, a detta dai nostri uffici, che ringrazio per l'impegno che hanno profuso nel racchiudere in una parentesi molto semplice, dicendo perlomeno c'è qualcosa nel nuovo regolamento che riguarda l'area dismesse. Ci ha fatto l'esempio di una pratica a via Cessati Spiriti, dove la pratica si è bloccata e quindi non è stata, c'è qualcuno che voleva assolutamente che venisse acquisita e naturalmente trasformata in qualcosa di utile e che desse l'interesse pubblico ai cittadini, e invece si è bloccata proprio perché il regolamento è carente proprio per questo aspetto. L'avete colto anche voi, abbiamo fatto la commissione, però io personalmente ritengo che si debba usare sempre lo stesso peso e la stessa misura, altrimenti non si capisce perché per gli altri regolamenti di cui parere non ne abbiamo visti si sono votati, li avete votati, e questo qua che metteva un articolo pesante che obbligava anche il Comune sulle aree dismesse a prendere provvedimenti, perché ripeto, se io ho un terreno incolto con un manufatto dove è degradato, crea problemi alla collettività, i vigili arrivano, mi intimano di pulirlo, di regolarizzarlo e di metterlo in sicurezza. La stessa cosa con quell'articolo, e mi dispiace che, come dire, il tempo magari non c'è stato per spiegarlo bene, non l'avete spiegato bene, lo stesso articolo veniva inserito e l'abbiamo visto in commissione anche per il Comune. Cioè, se il Comune ha un'area degradata, abbandonata, dove non ci mette le mani e ci sono problemi di sicurezza, e ne abbiamo l'esempio, non era l'area di via Cesena perché quella era demaniale, l'ha detto bene la consigliera Di Chiara, ma tutte le aree abbandonate, dismesse, il Comune deve prendersele in carico, pulirle e tutelarle. Quindi quell'articolo che noi oggi, come dire, non abbiamo votato per un cavillo di legittimità, perché rispetto al tuo giustamente ci deve essere un parere, però sempre, ripeto, sempre i pareri ci devono essere alleati ad ogni proposta, altrimenti si sollevano questioni di varia natura, sia di legittimità per aver fatto la commissione, sia perché manca sulla proposta un parere. Io non so poi cosa avete deciso, avete votato, vi siete astenuti, però rispetto al testo che è arrivato, io dico che i due articoli bis che andavano inseriti nel regolamento edilizi, l'architetto consigliere comunale che dissente un po' su tutta la linea programmatica del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, forse ha centrato un argomento che non può essere un parere che non arriva o arriva tardivamente a bloccare la possibilità di dire al Comune e anche ai privati, naturalmente, che le aree dismesse vanno mantenute nel rispetto e nelle regole, non solo per il codice civile, ma anche perché c'è un regolamento edilizio che manda i vigili e dice questa
questo terreno, questo manufatto deve essere messo in sicurezza. Uno di questi principalmente è Cessati Spiriti, che sta proprio nell'ex nono municipio dove c'è l'abbeveratoio, ci ha raccontato, ed è una situazione di degrado generalizzato. Grazie. Grazie Presidente, buon pomeriggio. Nel merito di quest'atto, che come Partito Democratico condividiamo, diciamo, l'intento, l'ha detto il consigliere, ne abbiamo una commissione, anche se io non faccio parte di quella commissione, però riguarda un argomento di cui noi abbiamo discusso varie volte in quest'aula. Però c'è un problema, Presidente, mi rivolgo soprattutto a lei, perché non possiamo ritrovarci oggi qui a non poter entrare nel merito di un atto. Il consigliere Rinaldi ha cercato di raccontarci di che cosa parlava quest'atto, ma poi, dato che appunto non abbiamo il parere del segretario generale, ci asteniamo dal pronunciarci nel merito su una questione così importante come quella del patrimonio pubblico della nostra città. Non è più possibile accettare che per colpa del segretariato generale, che non manda un parere, questo consiglio viene infatti svuotato del suo ruolo, e noi non possiamo oggi svolgere il nostro ruolo appieno. Dobbiamo chiedere la massima collaborazione degli uffici, perché se gli uffici del Comune di Roma non fanno il proprio dovere, questo significa nei fatti interrompere la democrazia, e il motivo per cui tutti noi siamo qui. Quello che succede oggi per colpa del segretario generale succede su tante altre cose, perché succede spesso sui pareri che devono dare gli uffici, che doveva dare oggi il Dipartimento e che non danno. Succede ieri con una lettera del capo di gabinetto del sindaco alla nostra presidente del municipio su una questione che ci riguarda. Succede con lo staff della sindaca, che alcuni di voi mi dicono pubblica su Facebook delle cose senza che la sindaca ne sia a conoscenza, come appunto l'informazione che ci ha dato ieri sulla riapertura della scuola di Via Tropea, e nei fatti svuotando il municipio delle sue competenze. Rimarrei però sul tema dell'atto, responsabilità. Grazie. Ma siamo nel tema, Presidente, perché se noi oggi non possiamo discutere un atto nel merito, perché gli uffici non ho bisogno perché penso che noi di questo dobbiamo discutere. Se poi vi spaventa questa discussione me lo dite. Ma guardi, sa bene lei che abbiamo già firmato tutti una delibera consiliare per risolvere il problema di cui lei dice. Ecco, ad esempio io questo non lo sapevo. Peccato, perché ha firmato anche il suo consigliere PD. Io purtroppo questo non lo sapevo, perché forse era questo il luogo in cui dovevate comunicare questa cosa, oppure... È un po' strano, voglio dire, è una delibera di commissione, quindi è stata votata ieri, adesso verrà protocollata. In che e farà commissione, È la commissione sesta, che è quella preposta, okay. Ci sono i suoi consiglieri PD che non gliel'abbiano detto, mi dispiace tanto. Mi dispiace anche a me, ma il problema non è... Quindi dicevo, per questo stringiamo, perché quella viene affrontato altrove. Presidente, ma è come funziona questa istituzione, lei dovrebbe essere qui a garanzia anche di questo. È per questo che le sto dicendo. Lo sta dicendo il suo capogruppo, che c'è qualcosa che non funziona nei rapporti tra il settimo municipio e il Comune di Roma, ce l'ha detto a gran voce. No, guardi, c'è un grido di allarme la Presidente consigliera Biondo. Consigliera Biondo, io la invito a rimanere sul tema, perché non stiamo parlando dei problemi del settimo municipio con il Comune di Roma, ma di tutti i municipi che non ricevono i pareri. Il municipio si rivolge anche a noi per chiedere una mano, e agli uffici, al Dipartimento di Roma Capitale, al Gabinetto. Non stiamo parlando dei pareri del segretariato. Allora, vogliamo rimanere sui pareri del segretariato? Allora, c'è una delibera firmata anche dal PD, allora, che farà tutto il percorso, quindi siamo tutti d'accordo su questo. Noi, ed è nata su mia iniziativa. In questo consiglio stiamo fuori dal nostro territorio. Non parliamo mai di quello che succede fuori da qui. Sta succedendo una cosa importante, che non è solamente la cultura e la riapertura. No, la devo bloccare, mi dispiace. Sta succedendo che la nostra Presidente... Consigliera Biondo! Consigliera Biondo! Ha rimproverato la sindaca Raggi perché c'è qualcosa che non funziona nei rapporti istituzionali. Adesso basta, consigliera. Allora, chiedo una primo richiamo. Sta andando fuori tema in una maniera bestiale. Lei le conosce le regole, mi dispiace, non faccia finta che non le conosce. Io c'è un le ordine. Regole.
Ma assolutamente. Se le regole vanno contro quello che lei mi parla ci chiedono di parlare, le regole non contano più. No, la regola, che cosa sta dicendo? Cioè la regola è questa, la devo far rispettare. Consigliera Biondo, adesso basta. Siamo già al secondo, eh. E poi mi dicono che sono fascista. Lei mi sta parlando sopra, le sto dicendo. Quando mi dice che posso parlare, allora parlo. E certo. Concluda allora. Mi ha fatto un'interruzione, quantomeno mi deve far parlare. E lei sta andando assolutamente fuori tema. Lo sa. Oggi il tema è su quest'atto, voglio che lei parli di quest'atto. Altre cose, se le vuole mettere al tema del Consiglio Municipale, fa richiesta di Presidente, mi scusi, ma non so se sono consentite le riprese senza l'assenso. Assolutamente no, spegni. C'è già Grazie. Liberi TV e Grazie. C'è lo streaming, quindi è tutto già pubblico e trasparente. Le riprese, lo sapete tutti, non sono permesse da regolamento votato nella scorsa consiliatura. Presidente, io allora abbassiamo i toni. No, adesso se lei torna sulla carreggiata e parla dell'atto, sì, altrimenti io le tolgo la parola. Io voglio fare una domanda a questo consiglio. Noi siamo consapevoli che qui dentro discutiamo sempre puntualmente di questioni che oggi non riguardano questo territorio. Stiamo facendo da tutta la settimana insieme commissioni, riunioni. Quindi vogliamo parlare di quest'atto? Appuntamenti in Campidoglio. Il segretario non ci si riesce, mi dispiace, devo togliere la parola. Avanti, il prossimo. Non credo, le ho tolto la. L'ha finiti perché lei è fuori tema. Lei è fuori tema, mi deve parlare sulla proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi della. Non posso parlare nel merito di questa. E allora si deve stare zitta. Perché il segretario generale, come giustamente ha detto, ma le ho già detto che stia. Allora lei dovrebbe parlare anche con la sua capigruppo, perché la. Oh, adesso basta. Tre, fuori una persona che parla sopra senza far rispondere. Ancora, ha finito, fuori, ma qualcuno la porta fuori. L'emergenza abitativa, poi ci arriva un atto che ci porta una protezione su quei temi che noi abbiamo approvato in questo consiglio. È pazzesco. Sospendiamo. Allora, possiamo andare avanti. Le segretarie avevano registrato per caso quanto aveva fatto di intervento la consigliera Biondo? Perché io un po' mi sono persa. Quando abbiamo interrotto? Vediamo quando abbiamo interrotto. Io ho l'entrata di. Sì, e quando abbiamo interrotto? Quindi 7 minuti. Allora, andiamo avanti. C'è stato chiarimento nella capigruppo, intanto vi dico che siete tutti tenuti a rimanere nel tema, perché qualora non rimaniate nel tema, io tranquillamente suonerò il campanello e al terzo richiamo, come da regolamento uscite, il tema va rispettato, c'è poco da fare. Ho udito anche gli uffici in merito e. Questo va fatto, quindi indipendentemente da altre interruzioni, offese o cose, il tema va rispettato. Allora, rimanevano 3 minuti alla consigliera Biondo, che pregherei di continuare. Grazie Presidente, no, io quello che dovevo dire l'ho detto, volevo solo sapere se avete deciso quindi qualcosa in questi 20 minuti di sospensione in merito al fatto che ci siano meno novità, perché se il Presidente Giannone su questo ci tranquillizza, io sto zitta e andiamo avanti con l'ordine dei lavori, però ci deve dire guardi, ci allora io le o no rispetto a ieri. Grazie. La devo interrompere di nuovo perché purtroppo ancora una volta lei sta andando fuori ordine dei lavori, c'è poco da fare, queste sono cose che può discutere e può chiedere alla fine del consiglio, come lei ben sa, si può chiedere l'intervento e fare un intervento che sia fuori dell'ordine dei lavori. L'ordine dei lavori invece va rispettato, e se si varia l'ordine dei lavori bisogna
chiedere il consenso in aula ai partecipanti al Consiglio. Chiedo un intervento a fine Consiglio, no. Vi chiedo di fermarci su questo argomento. Benissimo, questo penso che non ci sia nessun problema. Quindi invece negli interventi rimanete in tema, perché non è che un consigliere può introdurre il tema del giorno, non funziona così. Il tema viene deciso dalla conferenza dei capigruppo, che è sovrana sull'ordine dei lavori. Quindi la prossima volta che un consigliere introduce di sua sponte qualcosa che non è all'ordine dei lavori, non si meravigli se viene richiamato e alla terza volta è espulso, perché ben lo sa che il regolamento questo prevede e ha sempre preveduto negli anni. Non è che è una cosa nuova introdotta da me, che sono particolarmente dura, è una cosa che è sempre esistita. Quindi andiamo avanti. Consigliere Biondo vuole andare, ha finito qui? Benissimo, altri interventi? Giuliano. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Nel tornare dopo questa sospensione, che penso sia stata comunque utile, perché anche quando appunto si parla dei lavori d'aula ogni tanto va registrato un po' l'andamento, c'è bisogno, no? Come una macchina che percorre tanti chilometri, ogni tanto ha bisogno di un check-up. E quindi è stato utile. Per ritornare sull'argomento, la stranezza è che questo atto doveva essere, insomma, passare con una velocità supersonica, perché comunque sia l'abbiamo trattato come tutte le forze politiche, e ci siamo resi conto che ovviamente quando mancano i pareri che sono previsti dal regolamento, quindi hanno il loro valore, hanno il loro peso e che coadiuvano ovviamente i lavori di una commissione, i lavori consigliari di un municipio, di un comune. Io continuo a dire sempre la stessa cosa, che fra consiglieri comunali e municipali non ci deve essere differenza, la differenza è solo lo stato e il luogo, cioè nel senso lo spazio in cui si trovano, il terreno in cui vanno a rappresentare, ma questi strumenti sono fondamentali al fine di poter dare un giudizio politico che è diverso da quello tecnico. Sembra una banalità, ma la politica serve per mettere insieme una serie di dati, una serie di posizioni, una serie di soluzioni e quindi poter mixare, come un bravo DJ, poter mixare il risultato, il fine, e di prendersi delle responsabilità, perché è giusto che la politica si prenda delle responsabilità in funzione di quello che accadrà, cioè di quello che potrà essere effettuato. Ora, nel dire che siamo tutti d'accordo, poi c'è un'altra questione che sollevava il capogruppo del 5 Stelle in commissione dicendo: sì, però che facciamo? Oppure anche il vice lo sollevava: che facciamo? Cioè, noi non diamo pareri perché non arrivano i pareri, non diamo il nostro giudizio perché non arrivano i pareri? Agli occhi della gente, che sensazione diamo? Questa è in tema, Guglio? Sto parlando o no? È tema o no? Ah, non so, Presidente. No, secondo voi? Per noi va bene. Ma è in tema però, perché sto parlando dei pareri. No, no, sai com'è. Parlavamo del casale di Spilli. Giustamente, quando io capisco l'interruzione, che quando interviene il consigliere Gugliotta, la Presidente si arrabbia. Però... No, perché il consigliere Gugliotta non interviene mai, quindi il problema non c'è. Ma comunque sia, il ragionamento, non mi sfrugugliava, cioè trovo da un altro per sfrugugliare. Allora, il ragionamento è che, quindi, questo secondo me era la cosa importante da mettere in evidenza. Ora ci sarà un atto, ci sarà un percorso e va bene, però dovevamo misurarci oggi in quest'aula nel capire come far fronte a questa mancanza. Quindi la politica si prende le proprie responsabilità comunque quando serve, senza pareri, ok? Allora, se è sì, quest'Aula deve dare un segno.
Se invece vogliamo comunque cercare di smuovere gli uffici, deve dare un altro tipo di segnale. Ok? Quindi ecco perché mi sembrava sufficientemente chiaro il tema di questo atto, e ha fatto bene la consigliera Biondo, così se vuole può continuare a riprendere, nel fare degli esempi. Gli esempi sono giusti, cioè gli esempi rendono, come si dice, giustizia, perché si crea il problema. Quindi in quel senso è giusto fare un esempio per dire: vedete quando mancano i pareri che cosa succede, lo vedete quando gli uffici non fanno il proprio lavoro in coadiuvamento, diciamo in avvicinamento al lavoro politico? Perché sennò potremmo farlo a prescindere, no? Senza dover comunque stare a dei tempi che a volte sono anche più lunghi del previsto, perché comunque ci sono più passaggi. Quindi in questo senso secondo me serviva e serve fare delle azioni e dei riconoscimenti. Per il resto, voglio dire, poi vedremo come andrà la delibera, quello che è il percorso e come ci risponderanno dal centro, perché siamo sempre lì, è sempre poi come la parte centrale percepisce tale posizionamento. Altri interventi? Consigliere Toti. Ci sono due discorsi da fare. Il primo è quello rispetto alla delibera, che io penso abbia una sua giustezza, e in questo già ci siamo espressi, mi sono espresso in sede di commissione. Sull'altro, quello della mancanza di pareri tecnici, qui il discorso si fa molto importante proprio per il lavoro che facciamo nelle commissioni e nel Consiglio, perché più volte mancavano pareri tecnici però che nelle commissioni comunali c'erano. Perciò questa incongruenza fra il comune e il municipio, che portava a una difficoltà di espressione sia in commissione sia in consiglio municipale. Il TUEL stabilisce che se non sono di mero indirizzo politico devono avere obbligatoriamente il parere tecnico. Perciò in questo c'è stata anche la diciamo l'indirizzo da parte mio in commissione, perché si arrivasse a una delibera che noi faremo come consiglio municipale, che andrà all'attenzione del consiglio comunale, in modo che ci sia per il municipio anche il rispetto del TUEL, non soltanto per il consiglio comunale ma anche per i consigli municipali. Questo è un discorso importante, forte, è un discorso che accentua diciamo l'espressione della nostra proposta politica, perché chiaramente spesse volte ci siamo trovati in difficoltà. La proposta politica deve avere anche per noi il supporto, dove è necessario, il supporto tecnico per esprimere doverosamente le indicazioni, gli indirizzi, che poi le proposte che dobbiamo fare in consiglio municipale. Perciò voglio dire, io mi auguro, oggi io rispetto a questo mi asterrò, l'ho detto anche in commissione, proprio perché per me è importante che si parta subito su un discorso di parere tecnico, anche se la delibera è giusta, però manca del supporto tecnico che io penso sia necessarissimo per esprimerci doverosamente e precisamente su un discorso anche complesso come quello di questa delibera. Per arrivare subito, e io mi auguro che l'abbiamo formulata in sede, presente il Presidente Pompei, l'abbiamo formulata in sede di commissione personale, e Presidente, si arrivi subito, io l'ho firmata insieme ad altri colleghi dell'opposizione, si arrivi subito a un'espressione di parere forte
autonomistica, perché si arrivi subito al rispetto dei consigli municipali, dei consiglieri, perché noi siamo nello statuto e nel regolamento parificati ai consiglieri comunali. I consiglieri municipali sono parificati ai consiglieri municipali e per questo chiediamo fortemente il rispetto. No, soltanto per uno è confermare quello che diceva il consigliere che mi ha preceduto, che è stata depositata e verrà protocollata, è una proposta di delibera della sesta commissione, è una proposta di delibera che dovrebbe andare poi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, dalla quale si chiede, si aggiunge all'articolo 6 del decentramento, dopo il paragrafo 9 si aggiunge il paragrafo 10 che recita che la richiesta di pareri inviati al Consiglio Municipale dovranno venire corredate di tutti i pareri di regolarità tecnica qualora non considerati appunto di mero atto di indirizzo. Questo perché in realtà non possiamo, anche facendo un lavoro di natura politica, non possiamo dimenticare due principi fondamentali, che sono il principio della competenza e il principio della realtà. Molte volte gli organi, come in questo caso, gli organi politici sono chiamati però ad esprimersi un parere su un qualcosa che va a incidere, che va a posarsi su un, come posso dire, su un quadro legislativo, normativo e regolamentare talmente articolato e complesso dove gli stessi uffici a volte trovano difficoltà ad orientarsi. Figuriamoci chi non ha un'estrazione tecnica e ha un'estrazione elettiva e quindi non può, diciamo così, ha bisogno almeno di saperne qualche cosa di più, il principio della realtà, come stanno effettivamente le cose. Quindi questo è un punto. Per quanto riguarda poi, tornando al punto, diciamo così, all'atto che abbiamo, non abbiamo nessuna difficoltà ad ammettere, anzi è doveroso ammettere che introduce un argomento che è di estremo interesse, è un argomento che noi condividiamo. Il problema è questo, che l'atto però aggiungere un articolo al regolamento comunale, che adesso è inutile che entro nel merito dell'atto perché ci sono diversi profili, innanzitutto parla per esempio in genere di proprietà, i proprietari dei beni sono tenuti a, e quindi non fa una distinzione tra proprietà pubblica e privata, per esempio, questo è un aspetto. Poi ci sono anche altri aspetti, si parla poi di acquisizione del bene senza considerare che impatto ha l'acquisizione dei beni da parte dell'amministrazione comunale qualora non fossero suoi e fossero di privati, su tutta la norma sugli espropri. Quindi ecco, sono degli aspetti tecnici dove lo stesso ufficio municipale che ci assisteva aveva delle perplessità, quindi favorevolissimo al principio, soltanto ecco, è un atto che va un attimino corredato, in questo caso proprio necessariamente, dei pareri tecnici di chi conosce tutta l'architettura amministrativo-regolamentare in maniera più approfondita. Questo è quanto, il resto sarebbero degli, secondo me, ecco, scusate, ma sarebbero degli inutili commenti, quindi questo è il motivo per cui l'atto non è stato, diciamo così, la commissione si è astenuta. Tutto qui, grazie. Altri interventi? Altri interventi? Non ce ne sono. Il relatore vuole fare un ultimo intervento? No, allora io da quello che ho capito, vi ricordo che non c'è il segno sull'atto, non abbiamo espresso, non è stato espresso parere in commissione, da quello che capisco si protende per un favorevole, io qualcosa devo mettere sopra, perché se no non è un atto, quindi assolutamente. Per quanto riguarda la maggioranza, l'ho detto già nel mio intervento, a nome della maggioranza io inserirei il segno positivo sull'atto solo perché va inserito un segno, che non vuol dire che poi sia la votazione effettiva, okay, quella finale. Va bene, allora possiamo, penso come numeri ci siamo, favorevole il segno. Ci sono dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo direttamente a votazione. Favorevoli?
Contrari? Astenuti? Io non mi esprimo. Io non mi esprimo. Non mettiamo. Non... tutti astenuti? Tutti astenuti lì? Tutti astenuti? No, non abbiamo. Ok, quindi quanti sono i voti di astensione? Benissimo, quindi l'atto viene respinto. Benissimo. Va bene, l'atto non viene respinto perché ci sono, c'è un numero di astensioni abbastanza elevato, direi 20, quindi l'atto viene respinto. Ok, passiamo al successivo. Sarà dura. Proposta di risoluzione avente ad oggetto l'istituzione di una della figura di guardia volontaria ambientale, cioè in chi relaziona? Consigliera La Zazzera? Sì, intanto dico che c'è un... No, non è questo, c'è un emendamento su quest'atto, molto semplice. È molto semplice, io quello che le propongo è di esporlo direttamente nella relazione, se vuole può anche... No, ce l'ho scritto. Ah, perfetto. Ok, grazie sì. Presidente. Allora, questo atto nasce un giorno, ero per strada, ero accanto ai cassonetti dove c'era un po' di tutto, c'era un bidet, c'era dei materassi, insomma c'erano un po' di cose e con me c'erano dei cittadini, quindi ci siamo messi un po' a chiacchierare e da loro è arrivata questa idea, cioè loro si sono resi disponibili si sono proposti come ausiliari volontari e quindi io ho preso al balzo questa cosa perché mi sembra abbastanza importante, dal momento che c'è anche una legge regionale numero 29 del 28 giugno, lo leggo l'atto perché praticamente qui ho scritto quello che pensavo, e intanto leggo questa legge del 1993, articolo 1, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardando nell'autonomia, riconosce e favorisce la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale. Che l'obiettivo primario in tema ambientale e di decoro urbano è migliorare la qualità di vita della comunità territoriale, favorendone la diffusione della conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali, instaurando una proficua collaborazione tra cittadini ed amministrazione in termini di segnalazioni, monitoraggio e vigilanza, condivisione nelle azioni di salvaguardia e di manutenzione dei beni comuni. Quindi, considerato che ormai da anni purtroppo si è accentuata una cultura di scarso rispetto di alcuni romani per la loro città, innescando così un circolo vizioso, cioè spesso vediamo che magari con i cassonetti vuoti qualcuno passa, butta per terra, l'altro segue e butta per terra il sacchetto. Che molti cittadini ancora non differenziano correttamente o per pigrizia o per ignoranza. Ignoranza nel senso che magari non sanno dove va la plastica, dove va l'umido, eccetera. Per pigrizia vorrei dire, un giorno ho visto un signore che buttava grossi involucri di polistirolo con i cassonetti vuoti, li buttava per terra, quindi gli ho chiesto cortesemente di raccoglierli. E lui, insomma, mi sono beccato una bella parolaccia, quindi io dico pigrizia, che spesso abbandonano i rifiuti in prossimità dei cassonetti, quello che dicevo prima, magari gli stessi appena svuotati, che i cassonetti per uso domestico vengono usati come piccole discariche con l'abbandono selvaggio di elettrodomestici, materassi, sanitari, materiali per l'edilizia, eccetera. Vorrei anche ricordare una cosa
potrebbe sembrare anche comica, quest'estate alla fermata dell'auto a Via Chamarra c'era una lavatrice che alcuni esercizi commerciali conferiscono i loro rifiuti presso i cassonetti dedicati ad utenze domestiche, riempendo totalmente gli stessi. Quindi per tutti questi motivi, considerato inoltre che il municipio settimo è il più vasto per numero di abitanti e di conseguenza di utenti AMA, la produzione dei rifiuti è molto elevata, che il controllo della polizia locale per un corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini non riesce a coprire la maggior parte del territorio, un territorio molto grande e il personale insomma un po' carente, che nel territorio del municipio settimo ci sono molti esercizi commerciali che producono rifiuti giornalmente, ad esempio le pizzerie, i ristoranti, spesso vediamo anche belle lattine enormi di olio abbandonate vicino ai cassonetti, ma diciamo abbastanza grandi. Che gli esercizi commerciali dovrebbero affidarsi per il ritiro speciale dei rifiuti al servizio SARIM, visto che cittadini, giovani e anziani hanno espresso la volontà, perché è una richiesta di cittadini questa, di collaborare con l'amministrazione per la tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del decoro urbano del territorio, di assumere l'impegno di coinvolgere sempre più cittadini a diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente, del contesto urbano, che devono essere vissuti come beni appartenenti ad ognuno di noi. Per quanto premesso, considerato e visto, il Consiglio del Municipio Settimo impegna la Presidente ad attivarsi presso la Sindaca e l'Assessore Capitolino di competenza affinché intraprendano tutte le azioni necessarie all'istituzione della figura di guardia volontaria ambientale con potere sanzionatorio secondo la normativa vigente. Che la Sindaca coinvolga altresì le figure operative di Roma Capitale, Polizia Locale, Ispettori, Accertatori AMA, eccetera, per un'attività di informazione rivolta ai cittadini sulle corrette procedure per la differenziazione ed il conferimento dei rifiuti. Questo è quanto, grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. O ci fosse un altro intervento dalla parte. Allora, intanto ho appreso che c'è un richiamo anche all'assessore competente che invece non c'è più, quindi la risoluzione insomma va parzialmente cambiata, visto che al momento mi pare che l'ha presa la sindaca, diciamo forse invece. Però devo dire, questo atto mi sembra un po' in linea con quello che accade in città. Perché se non ho capito propriamente bene, ma mi sarò sbagliata io probabilmente, il tema dei rifiuti, ma in realtà io avevo capito che questo fosse ben chiaro alla maggioranza e alla presidente di questo municipio, perché ho apprezzato molto quello che ha detto alla sindaca in riferimento alla gestione dei rifiuti nella nostra città. E quindi io penso che sia sbagliato dare solo ed esclusivamente un messaggio di informazione alla cittadinanza, perché altrimenti sembrerebbe quasi che la città di Roma è nelle condizioni in cui è in alcuni momenti perché ci sono i cittadini pigri o diseducati, incivili, che sono uno zero virgola parte di questo problema enorme, dato che ci sono state delle accuse importanti che ha fatto la vostra sindaca nei confronti del CDA di AMA, ha minacciato di andare alla Procura della Repubblica se, non si capisce perché non c'è andata subito, se è al corrente di cose, ci andrà se, boh. Però è evidente che dire oggi inseriamo una figura che possa aiutare a educare, non funziona propriamente così, perché abbiamo già visto che sarebbe veramente importante invece cominciare a far capire a questa amministrazione che se una città è nelle condizioni in cui è in alcuni momenti è perché non ha chiaro come si esce dalla questione emergenza rifiuti.
perché questa volta l'abbiamo vista con questa amministrazione già due volte questa faccenda, anzi tre. Purtroppo ci siamo trovati nelle condizioni in cui non si poteva attraversare le strade, non che c'era un frigorifero o una lavatrice, è stata fortunata consigliera La Zazzera. I presidi hanno gridato un allarme perché non potevano entrare nelle scuole ragazzi, perché c'era la Mondezza davanti ai cancelli, c'era stata un'emergenza di salute pubblica. Siamo sicuri che il problema è educare le persone incivili o è solo una minima parte di quel problema? Perché non diamo forza alle parole che ha detto la Presidente Lozzi in aula Giulio Cesare se noi la mettiamo su questo punto? E soprattutto andiamo a sprecare delle risorse probabilmente su percorsi che invece andrebbero non solo diciamo motivati da un altro punto di vista, ma con investimenti importanti che riguardano la chiusura del ciclo di rifiuti. Lo sa perché? Perché molte persone per pigrizia, non, e lo sapete bene perché ve ne siete accorti quando di fronte all'Ericsson viene allestito diciamo, la possibilità di lasciare i rifiuti ingombranti. La fila arriva sulla Nagnina e quando si arriva lì dicono che non si può più consegnare. La nostra isola ecologica di via Togliatti, se ci andiamo in qualsiasi giorno, troveremo un container o un altro che sono pieni. Quindi probabilmente quella pigrizia è solo uno zero virgola di quella parte, quindi siamo sicuri che questo è il problema generale che può aiutare, o il provvedimento che può aiutare un problema enorme per questa città. Allora non vorrei che stiamo facendo dei provvedimenti che hanno anche un valore diciamo un po' così, però il volontariato fa già tanto per questa città, i retake fanno già troppo per questa città, i volontari che puliscono e mettono a posto le aree verdi. Adesso dobbiamo avere anche chi ci educa, perché i cittadini, perché la città è sporca, perché i cittadini sono maleducati, no, perché pure questo ci siamo sentiti dire da questa amministrazione, cioè non me lo so inventato io, e quindi dobbiamo inventare le figure che ci educano. Ma io lo capisco, dopodiché questo vorrebbe dire che questa amministrazione invece dà degli esempi di raccolta differenziata in modo virtuoso, che aumenta addirittura i livelli, che, sì, per gli annunci li abbiamo visti che fine hanno fatto, l'abbiamo visto l'ultimo assessore, pure questa se n'è andata, altro capitolo aperto e chiuso. E oggi abbiamo, di fronte a un problema come quello di Ama, che non possiamo sottovalutare, non lo possiamo diciamo, leggere con un'altra chiave, se non quello dell'emergenza e della gravità, perché se appunto c'è una municipalizzata che non è in grado di chiudere un bilancio, non possiamo pensare alla figura che ci aiuta a dire quello che dobbiamo fare o se siamo pigri a casa a buttare la plastica o la carta. Abbiate pazienza. Perché altrimenti qui sembra quasi che noi parliamo del mondo perfetto e poi c'è il bambino cattivo che butta la buccia di banana per strada e non nell'organico. Allora dobbiamo rimproverare, dobbiamo fare. Tra l'altro ci sono già delle sanzioni che sono previste, ci sono già, quindi basterebbe far applicare la legge. Veramente mi sfugge a questo punto, non solo se voi avete chiaro, ma io l'avevo assunto come un dato di fatto, il problema dei rifiuti in questa città, ma soprattutto se abbiamo ben capito qual è il motivo per cui tante volte ci si deve riunire in quest'aula per cercare di dare delle risposte anche concrete a dei problemi. Ma di fronte al fatto che, come vi dicevo prima, ci sono stati dei gridi di allarme importanti, appunto tutti i presidi della nostra città si sono allarmati perché non potevano aprire le scuole, noi certo è che possiamo fare il corso di educazione civica, per quanto sia importante, ma capite bene che era la Mondezza che era arrivata quasi dentro le classi e c'era problema di ratti e di sanità e problemi sanitari, cioè di che parliamo? Io in virtù di questo sono in difficoltà nel dare un'interpretazione, anche una motivazione a questo atto, perché francamente sembra quasi narrare di una città che è splendida e splendente, mentre appena ci affacciamo su viale Palmiro Togliatti ci rendiamo conto che la situazione non è propriamente così, e quindi forse dovremmo ritrovarci
nella commissione proposta oppure nell'osservatorio dei rifiuti che è istituito questo municipio e che non capisco per quale motivo fa fatica a tirare fuori anche un contributo importante, però mi auguro che invece ci sia quella necessità di dare forza anche ad una discussione importante che ha portato anche il nostro municipio nelle aule Giulio Cesare. Quindi se vogliamo dare continuità a quella a quelle parole, allora dobbiamo andare su un altro piano. Qui francamente mi lasciate un po' perplessa sia dal punto di vista risolutivo sia dal punto di vista anche dell'efficienza e della pragmaticità di questo provvedimento. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Sì, questa risoluzione da una parte io la posso giudicare positiva perché è chiaro che il discorso della partecipazione dei cittadini, della considerazione e del rispetto del ruolo che svolge la sussidiarietà e che può svolgere appunto in una città importante come Roma, in difesa dell'ambiente, in difesa del decoro cittadino, dei valori ambientali, è un discorso. Il fatto di denuncia nei confronti dei cittadini come coloro che una cultura qui parla di scarso rispetto dei romani stessi nella loro città. Qui c'è da parte di qualche cittadino, di una minoranza dei cittadini, perché non si possono, non si debbono colpevolizzare i cittadini romani rispetto a una situazione scandalosa del servizio AMA. Lo scandalo non è dei cittadini o di qualche cittadino che pecca, e dobbiamo, questo voglio dire, io lo dico con forza, non è che diciamo che tutti i cittadini sono bravi, ma il discorso grave, il discorso scandaloso è quello di AMA, che non riesce a pulire la città. E l'abbiamo visto, è un discorso che ha portato alla denuncia della Presidente Lozzi, che ha detto che la città è sporca, la città è invivibile, leviamo la pulizia delle strade ad AMA, ma voglio dire, c'è stato un discorso forte da parte della Presidente, io non capisco perché poi i consiglieri che fanno parte della maggioranza e che io penso supportino la Presidente Lozzi oggi non indicano rispetto a questa risoluzione niente rispetto e soltanto parlano di responsabilità dei cittadini, parlano che spesso vengono abbandonati i rifiuti in prossimità dei cassonetti, magari gli spezzi appena svuotati. Io ho denunciato più volte questo fatto in commissione ambiente, l'ho pure riportato in commissione nell'osservatorio, i famosi squaletti che dovrebbero passare subito dopo che è passato il compattatore, passano dopo un giorno, due giorni, tre giorni, cioè i cittadini si trovano, e anche questo, la colpa è sempre dei cittadini, è sbagliato, io l'ho detto perché i cittadini, poi c'è anche il cittadino maleducato, però i cittadini vedono i cassonetti pieni e non tutti, come dice qualcuno, riescono a prenderli e a portarseli a casa, perché sono persone anziane, possono essere disabili e tutto quanto il resto, poi possono essere molto pesanti e magari a malapena sono riusciti a portarli ai cassonetti e non l'hanno buttati per strada. Allora voglio dire, rispetto a questo non c'è stata un'attenzione, perché questi squaletti non riescono a camminare, ce ne saranno pochi, come ci saranno pochi compattatori, tutto quello che volete, però è sbagliato criminalizzare in senso pieno i cittadini, cioè questo discorso per me è insopportabile, perciò quando noi parliamo e questo diciamo impegna, io avevo dato a favore senz'altro dell'istituzione della figura della guardia volontaria ambientale, perché il rispetto per l'ambiente è assolutamente necessario e perciò è importante che ci sia una vigilanza rispetto a questo, però poi ecco, dire qua
la Presidenta ad attivarsi presso la Sindaca e l'Assessore Capitolino di competenza affinché intraprendano tutte le azioni necessarie all'istituzione della figura della Guardia Volontaria Ambientale con potere sanzionatorio verso, secondo la normativa vigente. Questo chiaramente si parla verso i cittadini, io direi verso l'AMA anche, verso i cittadini ma anche verso l'AMA. Noi parliamo soltanto in questa risoluzione e per questo io mi asterrò rispetto a questa, anche se come indirizzo il fatto di avere guardie volontarie ambientali non è sbagliato, è un fatto positivo, però voglio dire, non possiamo dire, però la colpa è tutti i cittadini, ammazzare i cittadini perché poi l'AMA non esiste. Poi funziona bene, no, ecco, non esiste, forse ho detto bene, lapsus freudiano, l'AMA non funziona, ecco, rispetto a questo bisogna dire, se nell'impegno la prima firmataria, la Zazzera, vuole correggere, vuole dire potere sanzionatorio o comunque troviamo una parola giusta per dire che anche l'AMA deve essere sanzionata anche dai volontari, perché poi nel contratto possiamo farlo, il contratto ancora non è stato ancora chiuso, il contratto ancora sta in discussione, possiamo portare che i volontari, come sanzionano i cittadini, sanzionano anche l'AMA. Questa è una cosa che noi potremmo fare. Io non posso fare qui praticamente non posso aggiungere niente perché questa è una risoluzione firmata dalla maggioranza, perciò voglio dire, siete voi casomai che potete fare una correzione rispetto a questo, ma è una correzione necessarissima, indispensabile, io penso, perciò ecco, per questo il voto d'astensione da parte mia per questa risoluzione. Allora, io non credo che la mia collega con questo atto volesse risolvere tutti i problemi di AMA, no? È impossibile, semplicemente va premiata la buona volontà. È cascato. Sì, ho detto una cosa brutta, si è suicidato. Stai a parlare te, si butta per terra. Perché è raro. Allora, la situazione della nostra città, abbiamo 15 municipi con 12 isole ecologiche, solamente il nostro municipio credo che ne servirebbero 10. Facciamoci un'idea, quindi è brutto dire no, questa parola al passato, però insomma anche io me lo chiedo, chi c'era prima di noi si è reso conto di quanti abitanti ci sono già nel nostro municipio e di quanto un'isola ecologica sia insufficiente, che un cittadino che fa gli sfalci nel proprio giardino a Morena debba andare sulla Prenestina o sulla Casilina a portare gli sfalci, insomma non è che ce ne stiamo accorgendo noi, forse anche qualcuno prima di noi se ne sarebbe potuto accorgere, quindi non voglio criticare i cittadini, voglio dare insomma una botta di qua, una botta di là. Vogliamo parlare dei dipendenti AMA che sono 7.800 e molti forse saranno stati assunti perché c'era necessità di assunzioni, ma forse sono veramente un numero assurdo. Poi vorrei sapere in che percentuale, perché tante cose non ci è dato sapere, in che percentuale molti sono in ufficio e molti sono in strada, perché io questa percentuale ancora sarei molto curiosa di saperla, ma alcune cose di AMA appunto non ci è dato saperle. Che non si dica che da questo municipio non arrivano delle proposte, poi chiaramente il Campidoglio deve portarle avanti, ma noi proporremo nei prossimi consigli le mini isole ecologiche, che sono dei punti di raccolta con dei cassonetti che vengono assemblati, dove i cittadini possono conferire in modo più facile e vicino alla loro abitazione i rifiuti, così che la raccolta differenziata possa aumentare, così come è successo ad esempio a Tivoli, dove sono riusciti ad arrivare dal 40% al 75% di raccolta differenziata proprio con la raccolta su strada ogni sabato, quindi grazie anche alle guardie ambientali che vanno ad aiutare. No, però ci sono persone in gamba, Tivoli, ci sono persone in gamba. Quindi questa associazione di volontari, di guardie ambientali, aiutano comunque la società ASA, che è il corrispettivo della nostra AMA, e aiutano la polizia locale. Quindi io non denigrerei tanto questa figura. I subappalti AMA
E bisogna riconoscere che sono una catastrofe. Anche in questo io mi aspetto il Campidoglio dia una sferzata, anche dopo il nostro intervento della nostra Presidente in Campidoglio, mi aspetto che venga data una sferzata su questi subappalti, che vengano messe delle sanzioni, ma non mi interessa tanto delle sanzioni, a me interessa che venga risolto il problema in strada, perché non possiamo continuare a fare i segretari di AMA e dei subappalti segnalando ogni giorno centinaia di situazioni che non vanno bene per chiedergli se per favore intervengono. Insomma, con 8.000 dipendenti io penso che potrebbero cavarsela da soli. Per tornare al discorso della mia collega, questi volontari, che poi sono di Cinecittà Est, sono persone già particolarmente attive con il Retake, io li apprezzo tantissimo perché forse a differenza di Giuliano loro prendono gli antistaminici, quindi si possono permettere, non sono allergici all'erba, possono andare a sfalciare. Quindi l'obiettivo era semplicemente di mettere in atto dei cittadini volenterosi che facessero una funzione di controllo, di informazione e anche di segnalazione ad AMA. Quindi con questo concludo, perché secondo me invece la proposta e l'atto della mia collega consigliera, ti ringrazio, invece è un buonissimo punto d'inizio. Vi ringrazio. Ci sono altri interventi? Ah, è vero, Giuliano. Quindi proprio dopo vengo. E mi sono scritto tale intervento. Allora, collega Labisola, la tengo dopo, parto dal concetto. Figura volontaria nasce nel momento in cui c'è un'esigenza, no? Uno pensa che bisogna fare qualcosa per... E allora noi nel nostro piccolo ragioniamo e pensiamo, dice, ma come possiamo aiutare? Come possiamo aiutare l'amministrazione? Con quale figura poter dare un contributo? Ed esce fuori la commissione competente, dice, beh, potremmo, ho sentito 4-5 cittadini, potremmo fare questo ragionamento. Peccato che Roma c'ha circa 5 milioni di abitanti, però... Sì, 4-5 cittadini, però se poi dopo hanno la capacità di fare un giro per Roma e sensibilizzare un po' tutti sarebbe simpatico, noi glielo auguro. Ma era per dire che bene, noi ci elaboriamo la nostra testa affinché. Però questo ragionamento non rende merito politicamente, lo dico perché siete... non a caso intervengo dopo, perché ho percepito un certo rammarico, una certa arrabbiatura, una certa posizione, per l'amor di Dio. Però probabilmente non è uno di quegli strumenti che rende merito politicamente all'intervento, e lo dico consapevole, della nostra Presidente in Consiglio Comunale. La nostra Presidente in Consiglio Comunale ha fatto un'azione precisa, politicamente chiara, forte. E non voglio dire che dopo tre indizi diventa una prova, cioè è chiaro quello che questo municipio politicamente vuole esprimere, e lo ha fatto anche sull'AMA, perché se no la Presidente del Consiglio mi dice se dico altre due cose vado fuori tema, ma non ci casco, non vado fuori tema, dico che sull'AMA ha fatto il suo intervento, un intervento che ha fatto riprendere, non a caso, è un intervento che ha girato, non a caso. Ora, io penso che anche l'opposizione si possa sentire fiera di un intervento di questo tipo, perché ha rappresentato tutti, non ha rappresentato una parte politica, e quindi ha messo in evidenza che qualcosa non funziona, ma non dal municipio, non funziona a livello cittadino. Ora, se noi anche con un minimo di volontà pensiamo di dar merito a questo intervento politico, io dico sommessamente che non è così. Non diamo una risposta, secondo me, cioè è come se sfumando il ragionamento deviamo un po', no, l'azione che dovrebbe essere precisa, coordinata, forte verso un riferimento. Così sembra che troviamo un palliativo per dire vabbè, però pure noi ci muoviamo. No, noi dobbiamo essere concordi, questo municipio, con la Presidente, col Consiglio, con i consiglieri, con la Commissione, con tutto il meccanismo, è concorde affinché cambi qualcosa. Non l'aiutiamo, secondo me, così.
Perché poi metti che ci danno ragione, dicono vabbè sì, le cose volontarie, e poi comunque il problema di come, quando e perché l'ama debba, come si dice, trattare i rifiuti esiste. Voi pensate che c'è un civico su via Nagnina, il 552, che sono 6 mesi che non gli ritirano i rifiuti, perché c'è una rientranza. Cioè non sta su via Nagnina, il 552 sta lì, ma sono 30 medici alla rientranza, 4 famiglie che abitano lì e che sistematicamente prendono la mollezza e la portano un'altra parte. Ho chiamato il responsabile, ho detto non potevamo capire, immaginare cose di questo tipo, ma è ovvio, è una piccolezza, ma è per dire che c'è un meccanismo che è sfaldato per tanti motivi. Noi abbiamo gli accertatori, l'AMA ha gli accertatori, ha fatto dei corsi, ha speso dei soldi per fare gli accertatori, ma non li manda in giro, al di là che possano essere pochi, non li manda in giro, lo fa apposta a non mandarli in giro, non è che so pochi e non si vedono, si nascondono dietro i cassonetti, non girano, perché la politica di AMA è quella di non rompere le scatole, sapendo che non funziona. Ma se ci fossimo noi, girerebbero a rotta di collo, come si dice a Roma, anche se so pochi. E perché non girano? Quindi questo è, no? Avete visto quando si gioca a pallone fanno così, è avar. Andiamo a vedere meglio che succede. Perché? Quel perché non è poca roba. Quel perché è una volontà politica di non aiutare. Quindi la strumentalizzazione la dobbiamo evitare dicendo c'è il volontario, che gli diamo anche di fare le sanzioni? Il volontario lo mettiamo, il cittadino contro il cittadino, non l'amministrazione contro il cittadino, che è diverso. Quindi se invece nel fare il retake dell'immondizia, ok? Perché questo potete arrivare a voi, io ho capito, dovete dare risposta a qualcuno sul territorio, io capisco. Se per fare il retake dell'immondizia io non lo faccio perché c'è l'AMA che deve fare, io non capisco perché devo uscire il sabato mattina quando ho 2 ore per stare con mio figlio e devo andare a cogliere la roba per terra, non ho capito perché, però rispetto chi lo fa. Però se deve essere di supporto, sì, quindi segnala, prende nota, capito, e dà mansione, dà supporto a degli uffici, a dei ruoli eccetera, bene, ma non che fa le sanzioni. Perché già molti problemi arrivano con l'ausiliario del traffico. L'ausiliario del traffico, che è una figura un po' promiscua, ok, ci sono non so quanti ricorsi, perché non c'è un, come si dice, un passaggio di ruolo preciso da parte dell'amministrazione, ausiliario, chiamalo responsabile del traffico, per dire, no? E quindi gli dai una figura certa, no? Questa cosa un po' così ibrida. Quindi i volontari, che sono volontari d'accordo, che te guardano tutto quello che fai, va bene, ma che devono riferire a chi di dovere, non sanzionare. Questo metteremmo, ok, secondo il mio modesto parere, gli uni contro gli altri, e non deve essere una cosa fra il cittadino volontario e quello che sbaglia, ci deve essere l'amministrazione dietro forte che dice basta, no? Io ti sanziono perché tu sei stato preso in flagrante. Quindi anche il fatto che diceva il collega che là, che si bisogna, no, è una provocazione, sono convinto che il collega Todi dice no, ma i volontari devono sanzionare pure l'AMA, è perché comunque c'è chi dovrebbe sanzionare l'AMA, cioè c'è sempre l'amministrazione che nel contratto di servizio, come dovrebbe fare con Acea, no, quando le luci sono spente e quando il servizio non viene dato, tu vai lì, come dovrebbe fare con ATAC, tu vai lì e gli fai la sanzione perché non hai erogato il servizio. Questo dovrebbe essere già automatico, però poi non lo sappiamo se questo avviene, perché noi, essendo piccoli ed essendo territoriali periferici, non sappiamo, non ci arrivano notizie di questo lavoro. Perché se ci arrivassero notizie di questo lavoro saremmo anche contenti pure noi, perché quando poi parliamo di AMA, del contratto che noi neanche l'abbiamo visto per l'anticamera, no, del salone,
Ne ha visto nessuno? Cioè, lo vedono forse al centro, ma non lo so. Quindi come possiamo dare il nostro contributo? Quindi, esatto, come se fallisce chi lo sa? Nessuno. Esatto. Quindi, per andare verso la conclusione, visto che c'ho altri 25 minuti. No, scherzavo, Presidente, scherzavo. Non ci deve essere la parola, secondo me, sanzionatoria. Secondo me. E per quanto riguarda questo discorso, io condivido l'amarezza della collega, sia che ha appunto presentato, sia che è intervenuta poi all'avviso, che comunque sia manifesta a modo suo, quindi con l'ottica, con quello che vede, eccetera, manifesta che, per dire, la Sarim non funziona, è un blef. La Sarim è un blef, ma senza posta. Cioè, se tu giochi a poker e non ci metti i soldi, neanche te fanno mettere seduto al tavolino. Ci sai, potessi bleffare. No, la Sarim ha bleffato prima di giocare, sapendo che avrebbe preso una mansione che non può sostenere. Cioè, come fa a fare un servizio su tot utenze che più del 50% neanche l'ha visti? Per chiudere, però, quando lei parla di Tivoli, cara collega consigliera, stiamo parlando del mio quartiere. Al mio quartiere si conoscono tutti e quindi è normale che forse qualche materasso è difficile che tu lo butti, no? E quindi, nel senso, no? Cioè, quando la cosa, lo specchio dell'acqua è piccolino, è più semplice. Tivoli è come un quartiere di Cinecittà Est, forse anche più piccolo, quindi è tutto più rapportato. E quindi questo, secondo me, ci mette nella posizione, come Fratelli d'Italia, visto che anche il collega Carlone me ne parlava prima e che è stato presente alla commissione e che ha dato il suo parere, diciamo, positivo nella produzione di quest'atto. Parlando, noi non ve lo bocciamo, ci mancherebbe altro, però non vogliamo neanche fare la parte che, se modificate e togliete la parola sanzionatoria, la votiamo. Se voi lo sentite di farlo, lo fate. Se la vogliamo correggere, la correggiamo. Se vogliamo ritirarla e portarla in un secondo momento messa meglio, la collega della Presidente della Commissione è padrona di fare quello che crede. È un argomento giusto, è stato giusto affrontarlo. La nostra astensione è in questo senso. Se pensate che si può migliorare, non è, deve essere perché è negativo, perché appunto si è utilizzato lo strumento della positività per migliorarlo e dare una maggiore forza. Quindi, se questo non avviene, e quindi lo capiamo anche, però Fratelli d'Italia in questo caso si asterrà. Altri interventi, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, sono un po' confuso sinceramente, sono un po' confuso sugli interventi che sono stati fatti, perché non rispecchiano quello che è stato intrapreso come percorso all'interno della commissione che si è occupata dell'espressione di parere su questa proposta. Allora, vorrei chiarire qualche punto. Intanto chiedo supporto a Fratelli d'Italia, che ha già annunciato di esprimersi con un voto di astensione. Per quale motivo in commissione, nell'espressione parere su questa proposta, si è espresso favorevole? Poi vorrei ricordare anche all'Aula, ma soprattutto ai cittadini, che è necessario fare una distinzione fra le due cose. Perché quello che questa maggioranza, dalla Presidente ai consiglieri, all'assessore competente, a tutta la squadra, ha sempre fatto, è quello di porre e di richiedere una maggiore attenzione da parte del Comune sul tema di Ama. Abbiamo avuto qui anche Ama stessa, abbiamo proposto noi come maggioranza una risoluzione, che cerco di ricordarvi il dispositivo. Il Consiglio del Municipio 7 risolve di impegnare la Presidente ad attivarsi verso il Sindaco e porre in essere le procedure previste dalle vigenti normative e disposizioni al fine di dotare il territorio del Municipio 7 di Roma Capitale dell'AMA di Municipio, elemento necessario
scusate, ai fini del processo di concreto decentramento delle attività a livello municipale nella gestione dei rifiuti. Altri interventi prima di me, altri consiglieri prima di me hanno ricordato nei loro interventi la partecipazione diretta di questa maggioranza, avente come portavoce la Presidente Municipio, unica titolata di intervenire all'interno del Consiglio Comunale, sul consiglio fatto su AMA. Quindi diciamo, non ci siamo mai né nascosti né assolutamente tirati indietro sul tema. La proposta che ci ha presentato la mia collega Anna Rita Lazzazzera è una cosa diversa. È una cosa completamente diversa, cioè questa proposta non sta dicendo non ci sono problemi in AMA, tutto a posto, è tutto fantastico, facciamo le guardie ambientali, assolutamente no. Questa proposta sta cercando di diffondere un modello di cultura, di infondere un modello di cultura nei cittadini. Noi non stiamo dicendo che tutti i cittadini sono degli zozzoni, ma evidentemente c'è qualcuno che non segue, alla norma, alla lettera, la norma vigente. E ricordiamo che ad esempio l'abbandono dei rifiuti è un reato, l'abbandono dei rifiuti. Allora noi che cosa vogliamo fare con questo tipo di proposta? Stiamo cercando di chiedere alla nostra Presidente di impegnare il Sindaco affinché intraprendano tutte le azioni necessarie all'istituzione della figura di guardia volontaria ambientale con potere sanzionatorio secondo la normativa vigente. Mi fermo sulla prima parte del dispositivo perché qualcuno ha obiettato anche sul discorso del sanzionatorio. Dice no, io lo farei, ma semmai non sanzionatorio. Allora signori, io non faccio parte della Commissione Ambiente, però prima di venire in Consiglio studio sugli atti che vengono presentati, mi informo e poi semmai faccio un intervento, solo se sono sicuro di quello che dico. Evidentemente chi ha detto questo non si è evidentemente informato sulla figura citata nell'atto e ve lo dico rapidamente. L'Associazione Guardie Ambientali d'Italia è un ente di volontariato riconosciuta come associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 86, comma 349, ed opera sul territorio nazionale dal 2004, con riconoscimento del Ministero dell'Ambiente. Con decreto numero 75/2009, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana iscritta nei registri della Comunità Europea, organi rappresentativi di interesse. Le Guardie Ambientali d'Italia svolgono la loro attività organizzate in raggruppamenti regionali, provinciali e comunali, dotati di un unico statuto registrato e approvato dagli organi competenti ed operano nell'ambito di programmi concordati in convenzione con le suddette amministrazioni. Il territorio di competenza è quello dei comuni delle province di appartenenza, dove mediante le costituzioni di sezioni operano in qualità di pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa o di pulizia giudiziaria. Quindi non stiamo prendendo l'amichetto sotto casa che va a fare il volontario, è un'altra cosa. Tramite rilascio di opportuni decreti in ambito venatorio, ittico, ambientale e zoofilo ed hanno il compito di vigilare sul rispetto delle leggi e dei regolamenti a tutela dell'ambiente. Non è una cosa che ci siamo inventati noi, è la legge. Contribuendo allo sviluppo e le attività connesse alla conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico. Offrono il loro servizio a titolo volontario e gratuito nei seguenti settori: supporto alle forze dell'ordine dagli enti preposti sia a livello locale che istituzionale. E vengo al secondo punto del dispositivo, che la sindaca coinvolga altresì le figure operative di Roma Capitale, polizia locale, ispettori, accertatori AMA eccetera, per un'attività di informazione rivolta ai cittadini sulle corrette procedure per la differenziazione e il conferimento dei rifiuti. Controllo smaltimento rifiuti, controllo e monitoraggio delle discariche abusive, controllo delle attività pubblicitarie e commerciali irregolari, controllo sul rispetto delle disposizioni per esercizio dell'attività venatoria e piscatoria, controllo sul rispetto delle prescrizioni di polizia forestale, delle ordinanze e dei regolamenti comunali finalizzate alla tutela dell'ambiente, tutela della fauna e della flora, tutela delle risorse idriche, tutela e conservazione dei beni archeologici, vigilanza sull'applicazione delle norme per la protezione della fauna selvatica, prevenzione sull'obbligo del vincolo edilizio e paesaggistico, prevenzione e repressione degli incendi boschivi,
archivi, supporto straordinario nei servizi di polizia stradale su richiesta ed in ausilio degli organi competenti, protezione civile nei casi previsti dalla legge per minaccia o grave pericolo della pubblica incolumità. Adesso abbiate il coraggio di votare contrario quest'atto e dire ai cittadini che questa città e questo municipio non hanno necessità di una figura del genere. Grazie. Altri interventi? Altri interventi? Chiedo scusa, ma sento proprio l'obbligo di dover dire una mezza parola in merito a questo. Qua mi sa che si sta confondendo tutto quanto quello che è il discorso della mozione. La mozione parla di istituire delle figure ambientali. Ma le guardie ambientali, se ci sono, già ci sono riconosciute in un modo già dalla regione o da chi per esso, se ci sono le guardie ambientali, e quindi già hanno la proprietà anche di contravvenzionare, questo lo sappiamo. Però voglio dire, io ho votato a favore perché lo ritengo giusto che si faccia un controllo anche su queste cose, per carità. Il controllo fa bene a tutto. È normale che se noi istituiamo una figura di guardia ambientale, la figura di guardia ambientale, come la configuriamo? Chi è che lo nomina? La sindaca? No, deve dirlo a chi è preposto a questa cosa, visto che c'è una legge. E se no non ha scopo questa mozione, che la facciamo a fa? Chi ci mettiamo? Allora già, poi diamo nel secondo punto, diamo l'incarico di questi controlli anche alla polizia locale, già la polizia locale viene coinvolta anche, non so se l'avete letto, probabilmente anche sui mezzi pubblici, che ci sono anche lì, ci sono i controlli da parte del personale ADAC. Quindi ci sono in AMA chi controlla queste cose. Vogliamo istituire le pattuglie notturne? Istituiamole, però poi non si deve andare a dire che le noi ronde, facciamo le ronde, no, perché quando si è istituita la figura delle ronde, tutti a gridare, siamo un paese sotto controllo, lo vogliamo sto controllo o non lo vogliamo? Allora se lo vogliamo facciamo le cose fatte serie, ma la figura in questo caso per me è benissimo istituirla, però bisogna averci le caratteristiche. La sindaca dovrà pure dire nomino 50 persone come guardia ambientale, ma chi le paga? Questo è il discorso. E chi le paga? Le paghiamo noi? Ah, volontari, c'erano. Allora non è la figura. Chiedo scusa. No, dai, non è un dialogo, fatevi finire per favore. Ma io a sto punto mi devo proprio esprimere in modo non astenermi, ma voterò assolutamente contro a questa mozione. Grazie. Ci sono altri interventi? Grazie. Consigliere Ciancio. Grazie, non volevo, Presidente, intervenire, ma solo per dire che le perplessità sono veramente. Cioè si vuole rendere problematico l'inutile, perché credete, quando qualcuno pensa che istituire una guardia volontaria vuol dire che non viene pagata, forse dovrebbe guardare, non si tratta di qualcosa, è una figura istituita che poi è regolarmente retribuita. E quello che mi viene da considerare che non funziona, non si può istituire qualcuno che può educare rispetto alla guardia. Nel 2000 io ricordo che si fecero delle lezioni nelle scuole per educare i piccoli utenti alla raccolta differenziata, cioè ma era tutto un altro processo, cioè abbiamo fatto un qualcosa nelle scuole che ha avviato, io ricordo nel 2000 era il periodo giubilare in cui una grande massa di persone sono arrivate a Roma. E quindi l'educazione non è che è stata affidata a un volontario che dopo che ha chiamato Zozzoni magari l'utente gli vuole dire come si fa, perché io mi sono permesso, sapete, di dire a qualcuno che non doveva. Grazie.
mi sono permesso di dire a qualcuno l'altro giorno, stavamo in Romanina, forse al seguito di una commissione, stava buttando dei calcinacci dentro i cassonetti, mi sono permesso di dire non si fa. Quindi i cittadini non tutti hanno quelle sensibilità, ed è vero naturalmente, però tra parentesi ho rischiato parecchio, sa? Ho rischiato parecchio, perché naturalmente non può essere che uno all'improvviso, una guardia giurata, un volontario possa avere titolo, a volte non si sa chi incontri per le strade, però dico che se uno vuole fare un'azione vera di educazione la deve fare da piccoli, quindi nelle scuole, quindi questa figura di guardia volontaria ambientale che non ho pure visto in commissione, perché è ovvio, magari è stata un'altra la commissione che l'ha approvata, io ritengo sia una cosa inutile rispetto a quello che succede realmente nella città. Noi il problema di quello che sta accadendo a Roma non lo possiamo risolvere mettendo le mani a una valanga d'acqua così grande, perché non ce la faremo mai, ci vuole ben altro. E certo, sia a livello di Capitolino, la cosa non aiuta, quello che sta succedendo in AMA, gli assessori che cambiano, è una cosa insostenibile, e quindi io ho dei seri dubbi su questa istituzione di questa figura, e non voglio dilungarmi perché penso che dovremmo andare al voto e ci sono anche altri atti da approvare o respingere. Grazie. Ci sono altri interventi? Ah, se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ah, è vero, stavamo dimenticando l'emendamento, era un sostitutivo. Correggere le parole dei romani stessi con di alcuni romani, non credo che ci sia il caso di parlarne, quindi ci sono espressioni di dichiarazioni di voto sull'emendamento? No? Votiamo l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo. Ci sono dichiarazioni di voto sulla risoluzione così emendata? Non ci sono? Sì? Oh, ok. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, il Movimento 5 Stelle voterà favorevole a quest'atto. Intende chiarire e ribadire, perché evidentemente chi si è espresso prima non ha ascoltato il mio intervento, che non è prevista alcuna retribuzione, in quanto offrono il loro servizio a titolo volontario e gratuito nei settori che ho elencato prima. Continuiamo, qualcuno continua a dire che non si tratti di guardie volontarie o addirittura che debbano andare in borghese, in giro, eccetera. Sono guardie regolarmente costituite attraverso bandi, gli esempi li faceva prima la mia collega Alabiso, e possiedono una divisa e un distintivo, quindi sono facilmente più che riconoscibili. Okay? Forse non è chiara proprio che cos'è la figura della guardia ambientale volontaria, quindi bisognerebbe studiare un attimino di più, oppure per esprimersi in maniera corretta, oppure evitare di esprimersi se non si conosce la materia, perché si continuano a dire delle cose non vere. Non vere. Esiste della normativa in materia che è chiarissima ed è quella che vi ho citato prima, studiatela, informatevi e poi fate delle dichiarazioni coerenti con quella che è la normativa vigente. Ok? Quindi ribadisco, sono figure regolarmente costituite, offrono il loro servizio a titolo volontario e gratuito, si accede attraverso bandi, come ho spiegato prima, provinciali, comunali, regionali, eccetera. Quindi vengono a chi si preoccupava prima, la stessa persona che ha votato favorevolmente in commissione oggi dice voterò contrario per coerenza, no? Ovviamente.
si informi che sono regolarmente costituite, offrono servizio a livello volontario, vengono svolgono il loro servizio attraverso bandi, quindi c'è tutta una procedura amministrativa che porta regolare, che porta, non è il volontario, il cittadino sotto casa che decide di fare la guardia ambientale, c'è un corso di formazione, cioè ci sono dei criteri previsti dalla normativa. Sono dei criteri previsti nella normativa e se ci si va ad informare sono attivi in diversi comuni d'Italia, in diversi comuni d'Italia. Quindi noi non stiamo dicendo risolviamo il problema dell'AMA con le figure ambientali, stiamo dicendo c'è una problematica anche sull'ambiente per quanto riguarda il discorso AMA, una necessità di maggiori controlli, c'è una carenza di AMA, qualcuno vi sta dicendo di no, l'abbiamo detto a chiare lettere, è ovvio che c'è una carenza di AMA, è ovvio che c'è una carenza di AMA, ma non si può e non si vuole compensare la carenza di AMA attraverso l'istituzione delle guardie ambientali, no, questa è una delle possibilità che hanno i municipi, i comuni, le regioni, per avere un supporto nel rispetto... nella tutela e nel rispetto dell'ambiente, sono figure previste dalla normativa, quindi non continuiamo a dire cose che non sono vere, studiamo la normativa, informiamoci e poi veniamo a fare le dichiarazioni in aula. Ribadisco il nostro voto favorevole, grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Giuliano. Allora, nel dichiarare però, visto che è rientrato anche il vice capogruppo e c'è il capogruppo in aula, allora, quando vengono usati dei toni di un certo tipo per fare dichiarazioni politiche, a me non vanno bene. Quindi, nel momento in cui io ho fatto un intervento politico, anche molto delicato, anche chiedendo, come si dice, se era una cosa di un suggerimento, io non penso che mi debba sentire una prosopopea, no? Di un certo tipo, perché che uno studia o non studia la legge, a me non me ne può fregare di meno, chiaro? Io voto in base alla sensibilità di chi di dovere, chiaro? Visto che è uscito, ok? Allora, se la vogliamo mettere nello scontro verbale, a me mi mandate a nozze. E non lo dico a voi, mi dispiace perché non è la persona, non siete le persone addette. Va bene? No, non siete addette che avete fatto il concerto. Però è tanto per farvi capire che l'intervento mio, e poi non so, degli altri non mi sembravano così strani, era quello di dire sulla figura se era come doveva essere concepita o meno. Non mi interessa a me le guardie nazionali, zoofile o quello che sia. È un altro ragionamento. Abbiamo detto dotarci di questo può essere utile e l'abbiamo detto se togliere il discorso del senatore, se vogliamo fare un qualcosa come retake, perché se parliamo di retake e parliamo di guardie volontarie non è che stiamo a parlare dei massimi sistemi nazionali. Assolutamente. Ma che cavolo stiamo a parlare? Allora facciamo un discorso, dotiamoci di figure di poliziotti, di guardie. Boh, posso, alziamo la mano. Alziamo la mano. Ma che stiamo a parlare allora? Lo decidiamo noi? Se ci dotiamo di guardie? O di persone che fanno un certo tipo di servizio, lo decidiamo noi? E allora decidesse il comune, e allora di che stiamo a parlare? Cioè stiamo qui a fare la proposta che mi legge tutto il pezzo che è già programmato da una settimana e non c'è neanche la cosa di star a sentire, perché tu devi trovare con chi scontratte, capito? Con chi è regolare, non con chi è regolare. Quindi il rispetto è fondamentale anche negli interventi, è fondamentale. Se uno usa toni strani si risponde anche con toni strani, ma se uno usa toni pagati non esiste, perché sennò io ci facevo alleggio con certe persone, ok? E voglio vedere che si mette mai a prova a palleggiare, chi è più bravo. Quindi a differenza di questo non ci interessa il discorso dello studio approfondito della laurea in guardia zoofila centro meridionale o subito orientale, ok? È un ragionamento di opportunità che è stato da parte nostra posto con molta educazione. Se quindi questa educazione nel concetto non va bene, si vota a modo come mi pare, qual è il problema?
Ma fate, va gestite tranquillamente. Se uno dà un consiglio, non sono d'accordo col consiglio. A posto. Ma quel computer lo chiudi e te lo porti via. Chiaro? Quindi, anche se uno studia, non è che va, se studia, tutti fanno medicina, eh? Se studiamo. Ho capito, presidente, che devo fare? Ho capito. Capito? Quindi chiudo dicendo che il voto da prima di positività diventa negativo, ma proprio per questo, oltre c'è sta la registrazione, non è che, capito, dobbiamo dire, chiedere ai cittadini perché abbiamo votato contrario, eh? Non c'è nessun tipo di problema. Il problema è che uno studia, ma non tutti fanno i medici, non tutti fanno gli ingegneri, non tutti fanno le stesse cose e non tutti danno le stesse risposte, pure se si studia. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliera Vitrotti. È partita a Nicolas Cage. Appunto, diciamo, l'invito era quello di mantenere tutti una certa calma, però diciamo, cerco di tornare al merito di questo atto, che da quello che avevo detto all'inizio in realtà non esco da una discussione di quest'aula con dei chiarimenti, perché più invece vado a sviscerare le richieste, i considerato che ci sono dentro questo atto, facendo anche delle affermazioni reali e giuste, no? Quindi alcuni esercizi commerciali conferiscono i loro rifiuti presso i cassonetti dedicati alle utenti domestiche, quindi riempiono totalmente gli stessi, i cassonetti vengono usati come delle discariche, non si differenzia, i rifiuti abbandonati, insomma tutto questo fa invece, rimane ancora con quelle spiegazioni che ci eravamo dette all'inizio, no? Quindi purtroppo il fatto di voler anche, diciamo, avere l'idea di poter istituire delle figure così, intanto forse è proprio nel momento sbagliato, perché, e poi è proprio perché sembra invece che si voglia proprio sottovalutare il problema generale. E da come me l'avete spiegata, anche l'attenta lettura del consigliere principato della legge, non è che ci aiuta, tra l'altro fa riferimento a delle normative nelle quali il Comune di Roma dovrebbe fare delle capriole enormi per potersi adeguare, cioè non riuscirà mai con le forze che ha al momento a adeguarsi a quella normativa, perché non ci sono le condizioni strutturali. Questa città gli mancano le condizioni strutturali per le prime necessità, non per le figure terze. Se noi andiamo a cercare le figure terze vuol dire che stiamo guardando il dito e stiamo perdendo la bussola. Che ci facciamo con le figure terze, per quanto sono diciamo approvate dalla legislazione addirittura nazionale, siamo andati a scomodare quella, quando qui non riusciamo neanche a mantenere il decoro urbano minimo. Quindi qui non è chiedere ai cittadini giovani e anziani di avere espresso la volontà, che noi li ringraziamo perché probabilmente già lo fanno, è divenirsi riconosciuta anche una figura, va bene, ma insomma facciamo un giorno, una giornata insieme appunto di pulizia e glielo riconosciamo uguale. Il problema sarà veramente, come dice il consigliere Toti, è quando faremo un atto in cui chiediamo conto ad Ama di quello che non fa. Questo è il problema. Perché se no, e l'ho detto all'inizio e lo ribadisco, quello che abbiamo portato dentro il Consiglio Comunale in Assemblea Capitolina non ha un minimo senso rispetto a questo atto. Nulla. È come dire che ci sono i rifiuti a Roma perché è scoppiato un incendio al Salario. E qualcuno, cioè la vostra Presidente, gli ha ricordato alla Sindaca che stavamo con la Mondezza da prima. Va bene, perché non tornano i conti con quello che scrivete? Allora o vi sintonizzate pure voi, però,
e ci aiutate, perché altrimenti è complicato, qui una fatica enorme, poi tra l'altro tra un Facebook e l'altro un casino che la metà basta, però veramente pare che qui facciamo 3 passi avanti e poi ne torniamo altri 4 indietro, quindi o anche il consiglio si sintonizza con la maggioranza e con la giunta del settimo municipio, oppure non ci capiamo più niente, perché già le difficoltà tra maggioranza qua e Campidoglio sono note pure discrepanze tra qui e quello che dite in aula Giulio Cesare, quindi spero che sia un'interpretazione che potete ovviamente cambiare, quindi aspettiamo invece che si ritorni a lavorare sul problema di fondo di questa città, magari rifacendo anche quello che è stato fatto in consiglio comunale, lo ricordo, è stato un consiglio straordinario chiesto dalle opposizioni, esattamente come era successo qua. Mi fa l'applauso, vede, perché poi Presidente non funziona quello che ci diciamo in conferenza dei capigruppo, perché il consigliere principato mi fa l'applauso e mi sfotte, e lei non ha visto, ma ce lo siamo detto anche questo in conferenza dei capigruppo. Possiamo mettere la VAR? Esatto, sono d'accordo. Perché sennò, siamo sincere quando le facciamo le conferenze dei capigruppo, ma non abbiamo senso se poi succedono queste cose. Manda indietro. No? Se succedono queste cose, gli sfottò. Non ha senso quello che ci diciamo in conferenza di capigruppo, vero capigruppo? Io parlo con lei, consigliere Giannone, l'ha capito, no? Grazie. Pertanto il Partito Democratico esprime parere contrario. Ci sono altre dichiarazioni? No, io ribadisco da una parte il voto d'astensione che avevo già detto in precedenza, perché non possiamo votare contro l'istituzione di una figura che io penso importante come quella della Guardia Volontaria Ambientale, o comunque di coloro che volontariamente si mettono a disposizione del Comune, svolgendo un ruolo, come ho detto, di partecipazione e sussidiarietà, che è importante, il rispetto dell'ambiente, i valori e tutto quanto il resto. Però ho detto, da una parte perciò la giustezza della risoluzione, dall'altra parte non si può assolutamente votare a favore, perché sembra che noi vogliamo tra virgolette criminalizzare tra virgolette i cittadini romani. Chi va senz'altro denunciato non sono i cittadini romani, che forse, come hanno fatto giustamente la correzione, perché voglio dire era invotabile, io non so come i 5 Stelle avrebbero potuto votare quando rispetto dei romani stessi per la loro città, ma i romani stessi, tutti i romani hanno corretto e già, voglio dire, hanno capito che hanno peccato fortemente, però voglio dire forse una giustatina l'hanno data. Non basta, il 99% delle responsabilità a Roma è dell'AMA, non dei cittadini. Ecco, qui invece si vogliono, come ho detto, fra virgolette, criminalizzare i cittadini. Poi dico, Principato si è espresso, ha parlato della Presidente, di tante battaglie che ha fatto la Presidente verso l'AMA, abbiamo fatto risoluzioni e altre cose. Però povera Presidente, poverina la Presidente. Per un motivo o per un altro, adesso io non lo so, non la sente nessuno, non ascolta nessuno a livello comunale, e questo bisogna dirlo. È una Presidente, adesso non so se il motivo, voglio dire, perché non è brava, perché non sa dire cosa, perché non si sa rapportare, però quello che ha detto Principato l'ha detto giustamente, la Presidente, noi abbiamo fatto tante cose, però nessuna cosa siamo riusciti a attuare rispetto all'AMA, quelle cose che abbiamo votato. Perciò rispetto a questo bisogna fare una riflessione e dire, ecco, poverina la Presidente del Municipio. Grazie, per fare anche io una sintesi, una dichiarazione di voto negativa rispetto all'atto. È vero che la sindaca Raggi, dopo che ha vinto le elezioni, dice d'ora in poi la Roma la governeranno i romani, e quindi li rimprovera perché non hanno fatto niente proprio loro. Questa non è una battuta mia, ma è una battuta di qualche personaggio televisivo, però rileggendo un po'. Qualche punto mi sembra veramente che si era esagerati rispetto al fatto che i romani
abbiano abbandonato la città di Roma e siano artefici di questo destino così pesante, dico pesante, ed è iniziato molto tempo fa. Io non penso che la Guardia Volontaria possa risolvere il problema di Roma o possa educare, l'ho già detto prima, nessun cittadino. Le figure che devono dare le indicazioni ci stanno, ma l'amministrazione deve essere capace di dare guida al controllo di quello che succede nella città. L'istituzione del tavolo sulla raccolta differenziata che si è fatta è stato un fallimento. Abbiamo fatto un consiglio aperto qua e naturalmente avete visto gli esiti. Gli esiti sono dappertutto. Io direi che non rendiamo veramente problematico ogni volta con degli atti che non producono nulla. Io ne potrei citare 27 atti che l'ho segnati qua, di carta che rimane carta. Cerchiamo di far dare seguito alle cose che dice questo municipio, se quando le dice giuste, ma su questo e moltissimi altri atti io devo dire che siamo ben lontani da quell'augurio che ognuno di noi si potrebbe augurare per il futuro della città. È veramente un degrado. Vi raccontavo di quello che succede a Piazza Re di Roma, vi racconto dei mobili ingombranti, delle scuole, che non c'era più la raccolta. Quindi se c'è un contratto di servizio con AMA, perché non c'è il controllo su quello che fa AMA? Questa è la base di tutto, il controllo sul contratto di servizio. È importante, quello sì che il municipio può incidere, perché le figure ci stanno e i tempi ci sono. Proprio per questo io non do un giudizio molto serrato e negativo rispetto all'atto che stiamo per votare, quindi sono contrario a questo atto. Grazie. Credo siano finite le dichiarazioni di voto, quindi possiamo andare in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, sono 12 voti favorevoli, 5 contrari, un astenuto, e quindi l'atto non viene approvato. L'atto viene approvato. Allora, passiamo al successivo. È una proposta di risoluzione avente ad oggetto parere sul programma definitivo relativo all'ambito per programmi integrati, prevalentemente per attività XA2 Ciampino, della città da ristrutturare ai sensi dell'articolo 53,5 delle NTA del piano regolatore generale del PRG. Allora, lascio la parola. Allora, leggo direttamente l'atto, perché sì, riassume un po' anche la storia di quello che è lo scopo, insomma. No, non ho studiato niente, guarda. Quindi si tratta di un parere rispetto a una richiesta che ha fatto il Dipartimento PAU rispetto a un progetto definitivo. Quindi la Giunta Capitolina, premesso che la Giunta Capitolina con deliberazione numero 272 del 22 maggio 2013 ha approvato il programma preliminare relativo all'ambito del programma integrato PRINT numero XA2 Ciampino, che ricade nel piano regolatore generale all'interno del sistema insediativo città da ristrutturare e nel municipio di Roma 7. L'area PRINT è delimitata dal grande raccordo anulare, dalla linea ferroviaria FR4, FR6, da via Ranuccio Bianchi Bandinelli e dal confine comunale di Ciampino. Il Consiglio del Municipio Roma 7, in data 7 novembre 2013, ha approvato all'unanimità la risoluzione numero 5, che impegnava il Presidente del Municipio ad attivarsi presso il Sindaco di Roma Capitale e l'Assessore Capitolino alla trasformazione urbana, affinché venisse revocata, in quanto illegittima, la deliberazione di Giunta Capitolina numero 272 del 22 maggio 2013 e contestualmente affinché si valutasse l'intero procedimento amministrativo seguito e venisse interessata l'Avvocatura Capitolina per verificare l'iter normativo che prevede prioritariamente la conferma e la legittimità dei fabbricati esistenti all'interno dell'area del PRINT. Tutta l'attività legata al programma, espletata l'istruttoria dell'Avvocatura, deve essere ricondotta nel municipio Roma 7, che attraverso il Consiglio ha la facoltà prevista dalla norma di poter valutare e deliberare in ordine al merito della revisione e condivisione degli indirizzi relativi al programma preliminare XA2 Ciampino.
Il Consiglio del Municipio Roma 7, in data 24 luglio 2014, ha approvato all'unanimità la risoluzione numero 18, impegnando il Presidente del Municipio e la Giunta affinché si attivassero presso il Sindaco e l'Assessorato alla Trasformazione Urbana per l'utilizzazione degli oneri concessori e dei contributi straordinari a disposizione di Roma Capitale, sviluppati dal Printix A2 Ciampino, a norma dell'articolo 17,2 lettera B delle norme tecniche di attuazione, ai fini del finanziamento e la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico identificate nella risoluzione medesima. Questo era l'atto presente alla precedente consigliatura, dove si specificava quali erano le esigenze del territorio e il municipio esprimeva nella risoluzione. Nella medesima risoluzione il Consiglio del Municipio elencava secondo priorità le opere strategiche di quadrante condivise con il territorio. Con nota del 23 luglio 2018, protocollo qui 126.008, il Dipartimento PAO quindi chiede a questo municipio di confermare la sussistenza dell'interesse pubblico del programma, di convalidare le opere pubbliche e di individuare quelle ritenute più strategiche, allegando i documenti seguenti: l'aggiornamento del programma preliminare, le modifiche e l'integrazione al progetto unitario del programma definitivo del PRINT, l'aggiornamento del cronoprogramma operativo delle fasi di sostituzione edilizia dell'edificato esistente depositato. Dunque, considerato che l'attuazione di un programma integrato in quanto strumento attuativo del PRG costituisce opere legis interesse pubblico, non si riscontra la piena corrispondenza tra l'elenco delle opere contemplate nella risoluzione del Consiglio Municipale 18-2014 di cui dicevamo prima e il progetto definitivo. Qui c'è una correzione, Presidente, non so se c'è bisogno dell'emendamento oppure no, rispetto a quella piccola correzione. Sì. Che specifica appunto che la proposta in realtà è il progetto definitivo. Ed in particolare vi è corrispondenza tra le opere previste dalla proposta con le opere contemplate nel primo elenco della risoluzione 18-2014, però limitatamente alle opere 2, 1B, 2, 10 e 1C, ad eccezione delle opere numero 1 della risoluzione che non trova corrispettivo nella proposta e che incide per la somma di euro 10.365.500 sull'importo totale di euro 22.093.690 previsto nella risoluzione per le opere del primo elenco. Non si riscontra corrispondenza tra le opere pubbliche della risoluzione del 2014, opere dalla 1 al 10, del secondo elenco pari ad un importo di euro 14.906.810 con quelle previste dalla proposta aggiornata, dove queste risultano del tutto assenti. Non risulta rispettato il criterio per il quale deve essere rilasciato almeno l'85% del contributo straordinario per la realizzazione di opere con valenza strategica di quadrante ed al massimo il 15% per opere interne all'ambito. In particolare non si ritengono di valenza strategica per il territorio le opere pubbliche 3A, da 3A a 11B, prevalentemente funzionali alla distribuzione interna al print e al servizio delle attività insediabili. Si riscontra inoltre l'assenza di opere di messa in sicurezza idraulica e igienica dell'ambito l'ambito quadrante, rese oggi ancora più urgenti a seguito del cambiamento climatico e dall'intensità delle precipitazioni. Sono da valutare le implicazioni per Roma Capitale legato al piano di sicurezza in tema di traffico aereo e in accordo con la normativa di riferimento. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente e gli assessori competenti ad attivarsi presso l'assessorato all'urbanistica affinché sia espresso parere contrario al progetto definitivo del Printix A2 Ciampino, in quanto le opere pubbliche in esso proposte non sono conformi alle richieste presentate con risoluzione del Consiglio Municipale numero 18 del 2014. Non si evidenzia in esse il carattere di pubblica utilità, in quanto per la maggior parte funzionale all'opera privata. Non si riscontra la previsione di opere di messa in sicurezza idraulica e igienica dell'ambito quadrante in linea con le mutate condizioni meteorologiche storiche. A verificare la compatibilità dell'intervento con la normativa nazionale in relazione al piano di sicurezza di Roma Capitale in tema di traffico aereo. Quindi questo è l'atto, è stato diciamo, supportato anche dagli uffici durante le commissioni. Ovviamente in questa fase abbiamo preferito scindere la riproposizione diciamo, della risoluzione 18 del 2014 e quindi dare subito una risposta al Dipartimento tramite il Sindaco per quello che riguarda il progetto definitivo e niente, questo è tutto, grazie. Allora, io volevo capire quel fatto che lei mi stava dicendo prima, consigliere Rinaldi, sull'errore che c'è di battitura. Per mero errore materiale, è stato riportato nell'atto da me, tra l'altro, merito è mio,
Sono state riportate parole, la proposta nel considerato che, nel secondo comma c'è scritto, leggo: non si riscontra la piena corrispondenza tra l'elenco delle opere contemplate nella risoluzione del Consiglio Municipale 18-2014 e la proposta, tra parentesi, dettagliare. E questo era un commento che avevo fatto proprio per dire... Quindi bisogna solo togliere la parola dettagliare? Togliere le parole, la proposta, dettagliare, sostituendo con il progetto definitivo. No, se va sostituito va fatto... Non lo so. Facciamo un emendamento? Sì. Non lo so, ditemelo. Cioè, prima l'abbiamo votato. Eh sì, prima abbiamo usato allora, l'emendamento, sì, emendamento, un piccolo emendamento. Sospendiamo la pratica e torniamo studiati. No, io penso che un piccolo emendamento basta, sì, tranquillamente, proprio una cosa banale banale. Sì, sì, se fanno... No, io ho capito che era solamente un refuso, invece no, perché è andata pure... Ma non è solo quello, però, è pure... No, ma ha detto che c'è pure la parola proposta e poi va sostituito. Tutti e pochi, la stessa cosa. Esatto. No, però deve rimanere... Cioè, se uno mi fa una cosa, ammetto che non è che può fare un'altra. Quindi è cosa abbastanza veloce comunque. Ma io penso che si possa intanto andare avanti nella discussione mentre scrive l'emendamento. Tanto abbiamo capito l'emendamento in cosa consiste, quindi andiamo avanti e poi a fine discussione lo votiamo, non c'è nessun problema. Andiamo avanti, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? E allora aspettiamo l'emendamento. È rituale, ma non possiamo andare avanti con l'ordine dei lavori e poi quando è pronto l'emendamento tornare a votare. No, con l'ordine dei lavori c'è il prossimo punto all'ordine. Eh no, cioè siamo già in questo, andiamo avanti con la discussione? L'emendamento. No, mi sembrava così strano come domanda. L'emendamento. Però se nel frattempo andiamo avanti. No, no, si va avanti, perché l'emendamento può essere presentato fino alla fine della discussione, quindi non c'è proprio nessun. Cosa è il rituale? Si va avanti tranquillamente. Ci sono interventi? Sì. Sì. Il mio collega me lo sta sollecitando. E allora sì. Grazie Presidente, grazie, sì. Il capogruppo mi sollecitava a intervenire. Perché mi sollecitava a intervenire? Perché giustamente ho studiato. E quindi sono padrone della materia. Ora io adesso suggerisco agli altri dell'aula che chi non ha studiato non intervenga, perché sennò si rischia di fare delle figure non indifferenti. Quindi sono anni che si parla di questo print Ciampino X2 e quindi l'X è il pareggio, non se ne esce fuori, e al di là di tutto quello che è stato detto è pretestuoso il fatto, lo ricordo perché mi assumo la responsabilità sempre di quello che dico, anche se non studio, che comunque sia stiamo parlando di qualcosa di molto complicato. Stiamo parlando di qualcosa che si porta dietro di tutto e di più in una zona dove c'è stato commesso di tutto e di più, in un territorio dove ci sono presenti delle attività abusive. Ora non mi interessa entrare negli aspetti legali, perché non avendoli studiati non ci casco, ma perché poi ci sarà pure chi farà l'aspetto legale, io sono convinto, perché poi si legge, no? Uno apre, legge e sa l'aspetto legale. Ma quello che invece in quest'aula forse rimarrà, no? Rimarrà, diciamo, più interessante, al di là delle letture programmate, è quello di dire perché stiamo parlando di un qualcosa che neanche dovrebbe essere e di non stare su questi tavoli. È paradossale che noi dobbiamo trattare un argomento che contiene indefinite situazioni, diciamo, illegali, e stiamo parlando di uno strumento urbanistico che dovrebbe esistere nei casi in cui
non esiste nulla. Il cosiddetto programma integrato, nonché acronimo PRINT, si attua quando non c'è nulla, quando si devono fare delle strutture, quando si deve concepire uno spazio pertinente all'edificazione, quando ci sono dei parcheggi, delle fogne, degli spazi a verde, delle scuole, tutto quello che è previsto dalla parte riferita alle norme tecniche di attuazione. E noi, come se niente fosse, abbiamo fatto delle commissioni, giustamente, perché ci arrivano degli input dal centro. Quando degli atti, quando degli spazi, quando delle progettazioni più che reali, più che giuste, trovano degli intoppi, questa è arrivata. Questa del Print X2 Ciampino arriva, è partita ed è atterrata, quindi è decollata e atterrata sul cono di volo del nostro aeroporto di Ciampino. Bellissima sta cosa. E noi abbiamo dovuto comunque giustificarci, cercando di rispondere, considerando una serie di situazioni e impegnando la nostra Presidente e gli assessori, no? Ad attivarsi in modo preciso. Ora, nell'impegno c'è anche un qualcosa di simpatico, insomma, che viene evidenziato, viene messo come secondo punto, doveva essere il primo, ma non perché detto dall'opposizione, il primo perché senza di quello tutto il resto non tiene, però va bene uguale. E quindi significa che quando c'è l'educazione politica, caro Pompei, lei mi capisce, quando c'è l'educazione politica, caro Roy Guido, caro capogruppo, c'è un lavoro, nessuno si discosta dal dire, no? Va tutto bene, aiutiamo, capiamo, ci lavoriamo, eccetera. Questa è la dimostrazione di chi, comunque, anche non avendo la laurea, ha cercato di essere contributivo. Ok? E questo è il risultato. Quando la sgrammaticatura. Grazie del suggerimento. No, doveva suggerire perché mi ha visto che mi si era fermata sulla. Quindi, grazie dalla regia, quando c'è questa sgrammaticatura, allora poi diventa tutto più ruvido e questo ce ne rimette i lavori, non i singoli. I singoli, capito, quando capita uno ci palleggia, non è un problema, ci fa due doppi di tacco, finisce lì, due pezzi in aria rovesciata. Il problema è che ci rimettono i lavori. E quindi, invece, in questo caso, il presidente Rinaldi ha ottenuto da questa commissione un documento forte da poter portare a dire a chi di dovere, nonostante tutto state a fare i draghi, state a fare i sarti mortali, noi come municipio non ci caschiamo. Nonostante tutto vi trovate a far passare una cosa che grida vendetta, ok? Noi non ci caschiamo. E gliel'abbiamo detto con eleganza. Non è che gli abbiamo detto mandando qualche anatema, gli abbiamo detto con eleganza, determinazione ed eleganza. Questo è fondamentale, perché comunque sia, dal punto di vista urbanistico, non si può non rendersi conto che bisogna entrare nel merito per far capire, perché ci hanno mandato una proposta addirittura alla quale dovevamo comunque sottoporre il nostro giudizio, senza tener conto di tutto quello che è stato. Bellissima storia, senza tener conto perché lo manda il comune, il dipartimento. Io sono il dipartimento, te lo mando. Poi se tu non mi rispondi dentro i giorni, i tempi previsti, capito? Non me ne può fregare di meno, perché il tuo voto non è vincolante, quindi stai sempre in torto.
perché nulla è detto, oppure perché comunque ha fatto passare tempo. E io vinco, io dipartimento vinco. E allora, oltre che andare lì e cercare di togliergli la corrente così non stanno più sui computer, che cosa fai? Cerchi di risolvere, di rifarti mettendoci delle cose che sono intelligenti. E questo abbiamo fatto. Però è anche vero che dovremmo aver paura di votare una situazione di questo, altro che danno erariale. Qui non c'è star danno erariale, perché il danno erariale neanche se arriva, qui arrivano, come si dice a volte, che fanno vedere dentro al Parlamento, te fanno, capito? Quelli che ti fanno il gesto così, devi stare attento, si è visto? Sì, si è visto. Perché poi dice, oddio mio, ma che tu stai a mezzi con questi? Te fanno de fuori. No, io neanche sapevo, io ho espresso un parere. Ma tu non lo sai che lì è tutto abusivo? E allora che te voti? Chiaro? Nell'immaginario collettivo questo succede. Succede che chi non sa, non capisce e ti giudica uguale. E allora il ruolo diventa più difficile. Per cui la Commissione, intelligentemente, e ringrazio il Presidente che ha preso atto, e i commissari che hanno lavorato, perché la Commissione è fatta di alcuni consiglieri che sono capaci, e comunque sia ha fatto questo tipo di... E noi condividiamo al 150%. Noi di Fratelli d'Italia lo condividiamo al 150%, anche il collega Toti l'ha firmato quando stava lì, perché era l'unico modo, probabilmente, anzi tolgo il probabilmente, era l'unico modo per poter fare un'azione di rivalsa nei confronti del Dipartimento che per diversi anni ci è passato sopra senza tener conto di nessuna delle azioni che questo municipio comunque nel tempo, a partire dalla parte commerciale, aveva emanato tutti gli abusi e tutte le cancellazioni delle licenze, delle autorizzazioni che erano nulle in virtù dell'abusività dovuta all'abusivismo, bravo. Oh. Intanto il tempo è scaduto. Sì, poi faccio queste cose, ma il tempo scade. Mannaggia. Ecco. E quindi nei confronti di questo abusivismo evidente. E quindi questo è stato importante. Però non hanno tenuto conto di un lavoro fatto da questo municipio negli anni. Hanno fatto sì di trovare anche tramite il TAR certe considerazioni da dire, no, ma si può fare l'intervento fatto a fasce, fatto a momenti, fatto a pezzi, uno rompi l'altro fai, uno metti l'altro sposti. Io mi fermo qua perché potrei parlare per ore, perché ho studiato, non leggo, però questo è, sono contento di quest'atto che si reda un'aula. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No, è pronto l'emendamento, quindi ve lo leggo così possiamo votarlo. Nel considerato che al secondo punto vanno sostituite, quindi è un sostitutivo, le parole la proposta dettagliata con le parole il progetto definitivo. Ci sono dichiarazioni di voto su questo? No? Lo votiamo? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Viene approvato l'emendamento. Ci sono dichiarazioni di voto sull'atto così emendato? No? Favorevoli? Contrari? Astenuti. Diciotto voti favorevoli, l'unanimità, quindi viene approvato l'atto. E siamo all'ultimo atto di oggi. Posso andare avanti? Sì, intanto dico che
chiaramente prolunghiamo la seduta per l'ultima mozione perché siamo già alle 17.36. No, direi che andiamo avanti e facciamo l'ultimo, discutiamo l'ultimo atto, che è la mozione avente ad oggetto richiesta bonifica processionarie Villa Fiorelli e previsione interventi su tutto il territorio del settimo municipio. Consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente, sarò velocissima. La mozione è molto semplice e visto che, come sappiamo, ogni anno in questo periodo cominciano a comparire le prime processionarie sotto forma di filamenti sui rami dei nostri alberi, abbiamo avuto in particolar modo una segnalazione da parte di alcuni genitori e comitati di quartiere, associazioni che si trovano ogni pomeriggio a Villa Fiorelli. Crediamo che su questo sia necessario procedere velocemente ad una verifica su tutto il verde pubblico municipale per accertare e contrastare la presenza della processionaria che, come sappiamo, soprattutto dove è a ridosso di scuole o aree dove giocano i bambini, può anche provocare, diciamo, delle allergie. E per questo la mozione chiede innanzitutto di programmare con urgenza e anzi di sollecitare, perché è stato già richiesto un intervento di bonifica urgente a Villa Fiorelli, ma anche di organizzare con l'anticipo dovuto tutti gli interventi di bonifica per le prime processionarie su tutto il territorio del settimo municipio. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Principato? Grazie Presidente, colleghi consiglieri, questa segnalazione è pervenuta all'amministrazione a prescindere dall'atto, è pervenuta alla cittadinanza. Il 29 gennaio scorso un cittadino ha scritto al municipio comunicando di aver rilevato dei nidi di processionarie lungo il confine del casale di Vigna Cardinali, quindi parliamo in questo caso però del parco della Caffarella. Per questo motivo l'assessorato all'ambiente di questo municipio scrisse immediatamente, ci sarà modo, e scriveva alla responsabile dell'ufficio gestione specie sinantrope e problematiche nell'ambito del servizio biodiversità quanto segue. Omissi, pregandola di verificare e predisporre il prima possibile un intervento in loco a salvaguardia della salute dei piccoli utenti. Sono numerose le segnalazioni da parte dei cittadini residenti relative all'avvistamento di possibili nidi di processionarie già presenti in aree verdi pubbliche del territorio municipale. Considerando quanto questo agente infestante sia problematico, in particolare per i bambini, chiediamo cortesemente di conoscere la programmazione delle attività preventive per il nuovo anno 2019 nei giardini delle strutture educative e scolastiche, nonché nelle aree verdi in cui i bambini vengono condotti a giocare. Quindi, considerata la necessità di intervenire in tempi appropriati, il 30 gennaio è stata inviata un'ulteriore nota attraverso il protocollo con numero 25551, in cui l'assessore De Sisti scriveva alla direzione del Dipartimento Tutela Ambientale e alla direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere Animali, ufficio gestione specie sinantrope e problematiche, e per conoscenza all'allora presente assessorato tutela ambientale. La nota è la seguente, leggo testualmente: egregi oggetto processionare piano interventi municipio 7, egregi direttori, facendo seguito a diverse segnalazioni da parte di cittadini e componenti dei comitati di quartiere e stante l'imminente e probabilmente anticipato arrivo della primavera, siamo a richiedere a codeste direzioni nell'ambito territoriale di questo municipio il programma di interventi per il monitoraggio e la rimozione dei nidi di processionarie. In particolare le segnalazioni ricevute, qui diciamo mi riferisco alla relatrice,
c'è una nomina anche della zona che lei ha segnalato all'interno dell'atto, si riferiscono a casa del parco casale di Vigna Cardinali, quindi Caffarella, quello che ho nominato precedentemente nella segnalazione pervenuta dal cittadino, in prossimità dell'asilo chiamato Bosco Caffarella. Nelle zone Centroni Morena, si tratta di pini sovrastanti un parco giochi per bambini piccoli, Villa Fiorelli, in attesa di cortese riscontro inviamo i più cordiali saluti. Ad oggi non avendo ricevuto una risposta da parte del Dipartimento, a quanto pare la dottoressa responsabile del Dipartimento era assente, credo per motivi di malattia, quindi abbiamo ricercato una figura, diciamo, sostitutiva che ci potesse fornire comunque delle informazioni. Ci è stato fornito un altro nominativo e oggi stesso è partito un ulteriore sollecito da parte dell'assessorato ambiente di questo municipio. Quindi al momento quello che potevamo fare dalla parte municipale, cioè chiedere dettagli sulla programmazione prevista all'interno del nostro municipio, perché come sapete in questi casi non possiamo intervenire direttamente come municipio, ma ovviamente dobbiamo interfacciarci con i dipartimenti sopracitati. Dicevo, oggi è stato inviato un ulteriore sollecito, visto l'importanza, per richiedere un intervento al più presto, e al momento, come dicevo, non abbiamo ricevuto risposta. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No? Ci sono di... Sì, certo. Ringrazio il consigliere principato perché appunto ha testimoniato il fatto che è un problema, diciamo, non solo cogente ma anche sentito da più quartieri e aree del nostro territorio. E lo ringrazio anche per le informazioni che ci ha dato, quindi diciamo mi aspetto chiaramente che la maggioranza 5 Stelle, a maggior ragione perché alcuni passi sono stati già fatti, ma soprattutto per dare forza al nostro assessore nel chiedere queste risposte al Dipartimento e per sollecitare il Dipartimento, sempre nell'ottica della discussione che ha caratterizzato il Consiglio di oggi, rispetto al fatto che dal Comune di Roma ci aspettiamo risposte più solerti, mi aspetto chiaramente che votiate quest'atto che appunto chiede con forza agli organi preposti di farci capire qual è la programmazione e le tempistiche per risolvere per tempo il problema delle processionarie nel nostro territorio. Su questo vi chiederei quindi di esprimervi. Grazie. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il Movimento 5 Stelle si esprimerà contrario, in quanto il dispositivo di quest'atto è già stato superato attraverso le note e le comunicazioni epistolari di cui ho comunicato in discussione. In questo momento l'amministrazione municipale ha richiesto di intervenire ai diretti interessati, quindi diciamo non c'è un'ulteriore azione se non quella di continuare a sollecitare questo intervento attraverso una comunicazione. Dicevo, l'ultimo sollecito è proprio di questa mattina, quindi molto molto recente. C'è attenzione da parte dell'assessore su questo tema. Perché io non ascolto quando si parla da questa parte, ma vedo che devo ascoltare anche dall'altra, no? Ok. No, perché parlate un po' più forte, quindi è facile sentirvi, vuol dire che disturbate un po' di più. E io direi che magari smettiamo di interrompere e andiamo avanti. No, non c'è problema, Presidente. Dicevo, quindi il Movimento 5 Stelle si esprimerà contrario, in quanto il dispositivo è superato dalle azioni che sono già state effettuate direttamente dall'assessorato ambiente di questo municipio. In questo momento non è presente la Presidente della Commissione Ambiente, però insomma avremo modo di aggiornare tutti i consiglieri anche di opposizione rispetto a quello che saranno gli sviluppi sulla situazione. Grazie. Altre dichiarazioni?
Ciancio. Grazie Presidente, per dire che un atto portato in aula di questa natura, condiviso e come dire, accertato, non fa altro che dare forza alla richiesta, quindi non voglio insegnare nulla a nessuno, non si può respingere un atto se è stato fatto per tale atto una richiesta, non è che c'entra, che uno può fare la richiesta, però c'ha un atto importante approvato in consiglio e quindi lo legittima ancora di più a chiedere quello che ha già chiesto. Perché di fatto noi ancora i nidi ce l'abbiamo lì sulla testa della processionaria, quindi non è che il problema è stato risolto. E se non si risolve, cosa potrà dire? Se chiede, ma c'è un atto di consiglio? Quando c'è un atto di consiglio di questa natura, perdonatemi, io non volevo neppure fare la dichiarazione di voto, ma pensavo da quello che ha detto prima il consigliere che mi ha preceduto, che era palese che si potesse votare, perché è un problema reale. Cioè, se ci stanno atti congruenti, precisi e puntuali su cui gli assessori o la presidente si stanno già impegnando, non si può dire di no a un atto che si presenta in consiglio. Qui viene fuori solo la prima genitura di chi vuole risolvere il problema. Allora, questo non funziona, continueremo ad avere discrasie in modo, come dire, non quello che abbiamo assistito in questi, ma di più, perché non si deve ragionare su chi ha il merito o chi non ha il demerito, si deve ragionare su una carta importante, questa è l'aula più importante perché e si possa dire al Campidoglio c'è un atto approvato, quindi muoviamoci e facciamo quello che abbiamo richiesto, diversamente ci potranno comunque dire di no. Per questo io voto favorevolmente a un atto che da qualsiasi consigliere potesse pervenire, c'è solo da votarlo. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'atto viene respinto dal Consiglio con 11 voti contrari. Con 11 voti contrari e 4 favorevoli, e quindi no, non c'è problema. Il consiglio chiude qui alle 17:49. Bene, buonasera.